Ricevitoria vittoria Gerace a Monteponellipo. Da noi puoi giocare Super Era 8, Totogol, Totocalcio, Trist giornaliere e Win for Life, ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive, Matchpoint. ricariche telefoniche, pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio. Ed in attesa della tua giocata vincente, puoi consumare un gustoso aperitivo nell'Annesso Bar Ricevitoria Gerace. vi aspettiamo in via Padre Pio a Monteporeritro. Su di noi puoi scommetterci. Nel calcio, come nella vita, contano la grinta, la voglia di far bene e la capacità di risorgere dopo essere caduti. La partita di oggi dovrà dirci chi dei 22 atleti in campo ha la forza e la voglia di essere più forte delle difficoltà. Gentite spettatori, buon pomeriggio dal comunale Frabotto Mannessi di Monte Paone, dove per la ventesima giornata del campionato di Prima Categoria Girone C, la squadra esterna 7 di S1 TV, guidata magistralmente da Pasquale Lentini, con la voce di Giorgio De Filippis e la gentilissima e cortese partecipazione di Giuseppe Ranieri. È pronta a offrirvi la partita tra Monte Paone e Serrese. Partita importante tra una squadra che punta a salvarsi e una squadra che invece punta verso l'alto della classifica, vale a dire i padroni di casa, e che si schiereranno in campo a breve agli ordini del signor Torchia. Quindi cogliamo subito l'occasione per salutare Giuseppe Ranieri, che scrive per la Gazzetta del Sud e poi partecipa con noi a questi commenti estemporanei. Amici sportivi, buon pomeriggio dal Frabotto Marnesi. Siamo nel pre gara prima di una gara che potrà, potrà dirla lunga sul futuro del Monte Paone. La Serrese è un ottimo bottino per l'11 di Mister Pisano che se vuole attanagliare la griglia dei play-off dovrebbe oggi fare punteggio pieno. Anche perché viene da un 2 a 2 in quel di Mileto, che è diventato un campo ostico e difficile dopo la campagna acquisti d'inverno, e, e mentre la Serrese viene da tre pareggi consecutivi e quindi Mister Marasco vorrà interrompere questa serie di pareggi, però in senso positivo, eventualmente con una vittoria. Ecco che il signor Torchia di Catanzaro sta dando le ultime indicazioni, e noi cogliamo l'occasione per leggervi quelle che sono le formazioni che scenderanno in campo. La Serrese schiera Cala, Pisani, Surace Di Siena, Boragina, Inzillo Manè, Zaffino I Riotto, Zaffino Michele e Zaffino II Mister Marasco in panchina ha portato Timpano, Tassone Michele I e Tassone Michele II e poi Faul, Imam Malik dall'altra parte il Montepaone risponde con Fiorentino Emanuele, Fiorentino Francesco Ienco, Mellace Conidi Meliti, Vatrella, Marco Voci, Procopio, Marcellino e Domenico Voci. Mister Pisano avrà a disposizione nella propria panchina Leone, Pisani, Lombardo, Rattà, Paparazzo, Doria e Pirritano. E mentre il signor Torchia si avvia con passo sicuro a controllare che anche la, la seconda rete sia in perfette condizioni, i giocatori scambiano secondo le regole del fair play alle quali tutti teniamo e apprezziamo quando sono applicate anche nella quotidianità. Vanno dicevamo a salutare le panchine, eh, ognuno la panchina dell'avversaria. il Montepaone scende in campo con una maglia verde, inserti gialli, calzoncini gialli e calzettoni verdi con inserti gialli bianchi, classica, classica divisa bianco-blu a strisce verticali con calzoncini azzurri e calzettoni neri per la Serrese che appunto fa del comunale le querce, la quercia la sua roccaforte e cerca anche in trasferta di dire la sua in un campionato che appunto la vede protagonista nella parte bassa del tabellone, però con buone possibilità, soprattutto dopo l'avvento di mister Marasco, di appunto impostare eh, al meglio questa stagione, recuperarla e quindi mantenere la permanenza di una squadra appunto storica in prima categoria. E vediamo che il signor Torchia, dopo c'è stato anche il saluto tra Marasco e Pisano, eh, sta controllando gli ultimi aspetti prima di dare il via alla gara e quindi siamo tutti con le mani sul cronometro servirebbe a volte anche una terza mano tra penna taccuino cronometro e microfono e Parte appunto quasi, ha fatto una finta di fischio il signor Torchia ed ecco che siamo partiti il primo minuto con la palla che è stata subito gestita dalla, uh, dalla Serrese con tocco per Mané, il colored della squadra appunto uh, vibonese, che però viene chiuso da Vatrella che scarica subito per Meliti. A questo punto necessario un saluto al grande guerriero Meliti che torna in campo dopo l'infortunio. Sì, 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 Meliti ha giocato davvero poco, una vecchia gloria del, del Montepaone che si è fatto male ad inizio campionato e oggi viene schierato da Mr. Pisano e speriamo faccia bene. E allora in bocca al lupo a Meliti mentre la Serrese ha conquistato il primo calcio d'angolo con un'iniziativa sulla sinistra e Colmanè che ora va a effettuare la battuta dalla bandierina con tutti i lunghi della Serrese che scendono, dovrebbero essere, vediamo, almeno 5 giocatori all'interno dell'area con Zaffini il più avanzato ma il colpo di testa è di Mellace per Vatrella che sta per ripartire a di fronte a Sezza fino Vincenzo II ci sono vari giocatori che hanno lo stesso nome due in panchina che hanno anche la stessa data di nascita tutti e due Millennians e il lancio è per Marcellino anticipato con uscita sicura di Cicala che blocca la palla e reimposta appunto sulla sinistra in direzione eh, Surace scambio ancora e a questo punto dobbiamo dire che dovrebbero essere quattro i giocatori in linea nella difesa della con eh, un mh, giocatore davanti quindi un 4-1 e poi vediamo ora come si dispone in fase offensiva e intanto eh, ci sembra proprio Zaffino Primo che mette in mezzo il pallone ma si chiudono ancora le maglie della difesa del Montepaone che sotto la guida mh, come di consueto attenta e esperta di Mellace reimposta il gioco con Fiorentino che gioca di piede in favore di, Meli di Meliti Meliti allarga per Ienco ha di fronte a sé eh, Manet Ritorna la palla ancora a Meliti, a Meliti, ma il tocco viene intercettato da Di Siena. Gli ruba la palla a Procopio che poi, come Guain, allarga il gioco sull'altra fascia. Dove parte subito il numero 2 fiorentino. Scambio con Domenico Vosci, chiesta la verticalizzazione per Procopio. Esce sicuro Cicala e blocca il pallone. Quindi, dicevamo, possiamo parlare di una difesa arcigna della Serrese che ha messo quattro giocatori in linea. E probabilmente di Siena davanti alla linea difensiva. A così pare, Giorgio così pare, bisogna vedere se poi durante la partita ci possono essere degli stravolgimenti tattici. Quelle Sulla scacchiera, sia Mr. Pisano che Mr. Marasco sanno destreggiarsi abilmente, così come fa Di Siena che recupera il pallone, si libera i due giocatori e tocca per Pisani. Viene subito contratto, però in maniera ritenuta fallosa dall'arbitro, il signor Torchia, il, da parte di Fiorentino, e quindi ci sarà una punizione in favore della Serrese con Di Siena che va a chiedere appunto di poter battere eh, la palla. Ricordiamo che il campo dove non si è giocato nell'ultima domenica in cui bisognava giocare in casa contro il Badone lato eh, per, perché impraticabile, anche oggi è sufficientemente praticabile ma certamente pesante, non lo è per Mellace che subito allarga il gioco in direzione del, no, del Millennials di casa, Rocco Ienco che avanza e, e cerca lo scambio con l'altro quota, Marcellino si chiude la Serrese e vediamo che è Riotto che cerca di destreggiarsi, poi il lancio viene intercettato però da Domenico Voci che se ne va sulla sinistra, punta l'avversario, tocca per Vatrella, il tocco è in direzione. Del numero 5 boraggina che senza fronzoli blocca Vatrella assegnando appunto un altro il primo calcio d'angolo anche per il Montepone calcio d'angolo che come di consueto andrà a essere battuto da uh, Mellace un altro guerriero quindi possiamo dire che per esperienza mh, cifra tecnica e voglia di fare sono due guerrieri schierati al Montepone Mellace e Meliti Mellace come di consueto dobbiamo dire non sfrutta tutta l'area d'angolo ma qualche centimetro in più parte la parabola sia Accende una mischia in aria, viene sbrogliata poi da Mané. Mané cerca di andarsene in velocità, tocca per Riot. Riot allarga ancora in direzione del numero 11, anzi del numero 10, Zaffino, il bomber della Serrese che ha segnato 11 gol secondo le statistiche, 13 secondo eh, quanto ci dicevano i dirigenti della Serrese nel prepartita Il tocco però è per Domenico Voci, sovrapposizione di Vatrella che entra in aria cercando di mettere in difficoltà Pisano. Alza la testa, alza la testa Arriva poi il tiro in. Corsa di Marcellino, il Cristiano Ronaldo di Casa che di sinistro non ha paura a calciare ma la palla va a, um, a un metro, un metro e mezzo di distanza dal palo a sinistra e la porta difesa da Cicala e notiamo che da buon cronista Giuseppe Ranieri annota subito questa che potremmo dire ora che siamo al quarto minuto e 60 secondi di gioco sia la prima occasione importante della partita. Disturbiamo Giuseppe che è una cosa che mi piace tantissimo. <ride> Ti piace disturbare, va bene. No, è stata un'azione un che poteva avere degli sviluppi diversi se Marcellino avesse calciato in maniera più eh, precisa più precisa la sfera, poteva essere una conclusione pericolosa. L'ottimo lavoro lo segnaliamo di Vatrella, che in aria è riuscito a, a fare l'assist, giusto, e sulla respinta, poi Marcellino ci ha provato. E questo è importante che un giovane perché Marcellino andiamo a controllare i nostri appunti è del 98, abbia questa facilità di tiro e di volontà di tentare le soluzioni anche più difficili, come farebbe invece un calciatore eh, magari più esperto. Quindi questo va a tutto eh, premio per Marcellino. Intanto il comunale Frabotto Mannesi si è riempito anche qui nel secondo anello, come di consueto qui a Montepaone, numerosa e nutrita eh, la presenza anche di tifose e di appunto di tifose e donne sappiamo che qui non c'è solo competenza nelle, nelle donne che guardano appunto la partita ma c'è anche un dato estetico di notevole importanza. Sarà intanto a battere Pisani questa rimessa laterale in favore della Serrese scaricandola verso il compagno di reparto Boraggina. Il lancio però lungo e eh, risulta impreciso e la palla finisce nella zona del metà campo del Montepaone in out. Ancora Mellace arpiona la palla di petto cerca di metterla in direzione di Salvatore Procopio e di Siena che un po' il De Rossi di questa Serrese che tocca all'indietro cercando di favorire poi Surace. Se ne stava andando Fiorentino, decisa l'entrata di Surace, giusta la segnalazione di uh, punizione. L'arbitro praticamente spiega a Surace: dice: Sono passati cinque minuti, non ti posso ammonire subito, però me lo segno: è un arbitro attento. E eh, però chiaramente, come dicono gli inglesi, è stato un warning abbastanza deciso da parte dell'arbitro che ha avvertito così il difensore non lo farei più perché se ti ammonisco ora poi è probabile che arrivi un altro cartellino nel corso della partita perché la grinta dei difensori, nei difensori è fondamentale e mentre il signor Torchia contabilmente ben 9,15 metri di distanza è Armando Mellace che invece alza la testa per vedere dove posizionare col goniometro che ha nel piede destro il pallone in questa fase di gioco offensiva anche in questo caso sono 5 i giocatori che stazionano in zona d'attacco per il Montepaone, tutta la Serre a difesa appunto della, della situazione attuale parte il destro di eh, Mellace Procopio di testa molto bello il colpo la sventagliata girando il collo però la palla finisce alta sopra la trasversale della porta difesa da Cicala comunque anche questo era uno schema con Procopio che è un po' l'ariete di questo Montepaone un Montepaone indomito quest'anno eh, attento appunto a contendere alla Rombiolese il primato ma che ora deve anche guardarsi dal ritorno di, eh, della squadra di Taverna e del San Gregorio. E ancora Mellace che allarga Perienco, che raccoglie il pallone, eh, cerca lo scambio con. Marcellino che recupera la palla, Vatrella ma entra con decisione uh, su Race e mette la palla via, ma recupera ancora il Montepaone. Marcellino ottima l'imbucata nei confronti di un attaccante e vediamo che stavolta è Fiorentino con la sua esperienza a commettere fallo per impedire la ripartenza di uno dei tre Zaffino in campo, dovrebbe essere Zaffino secondo, che si chiama sia il primo che il secondo si chiamano Vincenzo e intanto c'è un altro fallo in difesa commesso questo volta da Conidi che per non smentirsi ci sembra insieme a Procopio l'unico che con una giornata comunque invernale gioca a maniche corte e noi che siamo qui col cappotto e anche il cappello che ci mancava ma l'avremmo desiderato. Sarà appunto una punizione battuta dalla Serrese si tratta di Di Siena che calcerà anche lui di destra con tutta la squadra del Montepone che alza la linea difensiva cercando di creare da difficoltà legate al fuorigioco ma ricordiamo che in queste categorie manca l'assistente arbitrale quindi anche di Difficile vedere questi, in questi frangenti cosa succede. Ribattuta di Fiorentino: Domenico Voce per Vatrella, però la palla viene ricevuta da Ienco che la controlla prima di destro, poi di sinistro. Vatrella la scambia. Elegantissimi entrambi i giocatori, ma poi interviene Zaffino Secondo e mette la palla con decisione in rimessa laterale, interrompendo il fraseggio dei giocatori del Monte Paone. Non pone tempo in mezzo Ienco per Mellace, esterno destro a cercare Fiorentino che riceve la palla all'altezza della linea. Di centrocampo si ferma un attimo e scambia con Conidi. Conidi ancora con Fiorentino per cercare di tenere fuori almeno qualcuno dei giocatori della Serrese e recupera ancora Fiorentino. Marcellino ha il eh, problema di girarsi, lo fa molto bene, cerca la verticalizzazione, ma nessuno dei suoi compagni lo segue anche perché sarebbe stato difficile seguire una palla forse calciata troppo potentemente. però queste verticalizzazioni sono un altro segnale di uno studio attento durante la settimana in allenamento. Eh sì, queste verticalizzazioni sono proprio quelle che ti possono consentire il vantaggio. Eh, già in questo pre-gara abbiamo visto come la Serrese con la sua linea difensiva comincia ad essere molto più incisiva sull'11 del, del Montepaone perché come auspicabile ritenere cercano di non prendere il gol che potrebbe cambiare da un punto di vista psicologico tutto l'andamento della gara. Anche se il Montepone si è installato praticamente a pieno organico nella metà campo della Serrese quindi servirà un'azione difensiva attenta ma anche qualche ripartenza per poter sbloccare dal punto di vista dei Vibonesi questa situazione. Ancora Melascio che recupera il pallone, aspetta la, la partenza dell'Espresso Fiorentino colpo di tacco per Domenico Voci con Marco Voci che riceve la palla, si chiude la difesa della Serrese, c'è stato un raddoppio di marcatura e la palla è finita in rimessa laterale. E mentre viene Rimessa laterale, salutiamo come di consueto i nostri amici raccattapalle. Posizionati da entrambi i lati del campo, sono forse i raccattapalle più vivaci ma più simpatici di tutta la prima categoria. Girone C. E intanto Procopio che cerca di calciare, ma viene murato dal numero 6 Inzillo, che poi rinvia il pallone però sui piedi di un giocatore del Monte Paone. L'apertura a sinistra favorisce Ienco che mette la quarta e riesce a raggiungere il pallone colpendolo di tacco e toccando per Vatrella. Non si ferma mai Ienco recupera la palla, la mette in mezzo per Marcellino e questa volta Marcellino poteva fare meglio perché ha colpito di sinistro e poi ci pensa Mellace con uno shot dai 20 metri che sorvola la traversa ma che strappa gli applausi appunto ai tifosi per l'intenzione. Quindi è una Montepaone che oltre che l'ordine di dialogare e di andare in profondità ha anche la precisa indicazione di cercare comunque la porta anche quando la difesa della Serrese si chiude o comunque pone parecchi ostacoli all'azione di penetrazione dei giocatori di casa. La palla arriva a centrocampo, probabilmente viene stretto in un sandwich tra eh, Riotto e Michele Zaffino, che dovrebbero essere i due attaccanti, eh, appunto Mellace, e sarà Meliti appunto a riprendere il gioco con tocco per Ienco. Ienco controlla, non si intende con un compagno, si chiudono le maglie la Serese, però Procopio va a mordere le caviglie dei difensori. Il lancio in direzione di Zaffino viene intercettato da... Melitti ma è ancora il, il giocatore della Serrese che cerca di imbeccare Riotto con uh, un po' di ping pong ora Manè cerca di mettere ordine nella, nella trama offensiva l'arbitro non dice niente e si continua a giocare, è ancora un rilancio di uh, Boragina che favorisce però Fiorentino, vediamo se Domenico Voci che ha di fronte a sé il numero 8 appunto Zaffino Primo cerca di porre ordine e di ragionare un attimo sul, uh, sul da farsi, infatti viene chiamato in causa Emanuele Fiorentino che scambia subito con Meliti alzando così il baricentro dell'azione di gioco del uh del Montepaone va a prendersi il pallone ancora Mellanci 25 metri di lancio a baciare il piede destro di Fiorentino che tocca poi in profondità è molto, bello, è molto bella l'intenzione però anche la scivolata di Boraggina ci è sembrato che ha chiuso ogni possibilità ogni linea di transito della palla impedendo a quest'ultima di raggiungere Procopio ma è tutto il Montepaone che scende rimasto in avanti solo Zaffina con eh, ancora un dialogo all'altezza della bandierina Cercando il cross, e ancora un muro opposto dal numero 3 Surace. In velocità Conidi non si fa intimorire dal numero 10 Michele Zaffino però alla fine commette probabilmente fallo e quindi la palla sarà della, della Serrese che effettuerà appunto questa rimessa all'altezza del metà campo. Siamo giunti intanto al quattordicesimo minuto di gioco del primo tempo, il risultato tra Real Montepaone e Serrese è ancora di 0-0, la partita comunque risulta piacevole e sono già stati parecchi gli applausi effettuati dai tifosi assiepati al frabotto Mannesi. Ma Applausi con la penna, domani ne farà sul suo pezzo sulla Gazzetta del Sud Giuseppe Ranieri? Beh, questo dipende dall'andamento della gara, se qualcuno meriterà l'applauso il plauso verrà, verrà fatto, perché no? È stato sempre così, la Gazzetta è molto attenta e cerca sempre di dare lo spazio giusto agli atleti che lo meritano. E intanto Procopio riceve il pallone, lo difende alla sua maniera. Viene francobollato da Di Siena e alla fine, nel, nel corpo a corpo che ne scaturisce, il signor Torchia identifica una punizione. Attenzione perché, questi dal nostro monitor di servizio, ci accorgiamo che si tratta di circa 25 metri per una posizione centrale dove Marco Voci o Mellace potrebbero cercare di scaricare tutta la loro forza statica, eh, cercando di centrare la porta, appunto, difesa da Cicala, che intanto sta già a distanza. Distribuendo i giocatori alla barriera, ci sembra una barriera folta, dovrebbero essere addirittura 5 i giocatori posti in barriera e qui c'è eh, il classico dubbio di ogni portiere, tanti giocatori o pochi per vedere o meno partire la palla. Però così ha fatto Cicala e si è posto poi sul palo di pertinenza. Fischia Torchia, parte mellace, parabola arcuata, sicuro l'intervento di eh, Cicala. Non era un tiro fortissimo, ma in questi casi il portiere, se ben piazzato, riesce a rendere più semplice una parata che comunque ha delle compagnie. E ora Cicala invita i suoi a tirarsi su in avanti perché, ecco addirittura in questo momento la linea difensiva è a 5. Il colpo di testa di eh, Riotto viene intercettato. E ancora Ienco che scambia con Vatrella. Vatrella poi tocca per Marcellino sulla fascia sinistra. Si va a 100 all'ora. E poi Manè riesce molto elegantemente a interrompere il tocco di Marcellino. E il tentativo di innescare Riotto viene però intercettato da Mellace. Si ripartirà con la rimessa laterale effettuata da. Pisani che cercherà probabilmente di scambiare o con Insillo o con Boraggina e con Procopio che da solo fa il reparto a sé perché appunto è lì a controllare un solo, con uno solo sguardo almeno tre o quattro giocatori della Serrese. E appunto Pisani che effettua la gittata lunga, il colpo di testa a favorire da parte di Zaffino Michele a favorire Riotte che va a disturbare Meliti, recupera il pallone e cerca poi di innescare Zaffino secondo chiuso da Conidi con Domenico Domenico Vosci eh, anzi Fiorentino che rinvia in maniera errata e la Serresa che però non riesce a mantenere il pallone eccolo Domenico Vosci che evita anche l'arbitro scarica su Mellasce che apre subito in direzione di Ienco che dopo un quarto d'ora è già alla decima percussione sulla fascia sinistra Ienco tocca per Procopio tacco elegante Marcellino grandestro e la palla si spegne al lato per, eh, del palo alla destra di Cicala questa volta forse Marcellino ha voluto colpire un po' di esterno, un po' di collo pieno e il tiro insidioso però poteva essere più angolato. Magari io avrei tirato sull'altro palo. Tu dove Giuseppe? Ma sicuramente non l'ha calciata per come avrebbe voluto. Eh, forse la complicità del terreno nell'equilibrio eh, è stata determinante nella, nel calciare in maniera poco precisa. Sicuramente sì, sull'altro palo sarebbe stata più imprendibile per il portiere. E quindi sicuramente noi da qua seduti comodamente in tribuna stampa avremmo fatto non uno ma due gol in questa occasione. Ecco che Procopio tocca per Mellace, Mellace allarga per Fiorentino che ha una prateria di fronte a sé, ha soltanto Surace, mette in mezzo, si chiude con di Siena la, la, la difesa della Serrese ma recupera ancora Fiorentino, si tratta di Francesco che tocca poi per Domenico Voci che questa volta giustamente eh, come dice il signor Torchi era in posizione di offside. Al momento in cui è partito il lancio, quindi la difesa della Serrese è salita a tempo debito. Ecco, vediamo quindi eh, che eh, si prepara anche... La, la Serrese a battere questo calcio di rinvio qualche goccia di pioggia che porta appunto i colleghi della stampa e non solo all'interno della comoda tribuna stampa del Frabotto Mannesi e vediamo ecco che Meliti intanto uh, riesce a reimpostare uh, l'azione, Ienco non raccoglie il pallone ma riesce comunque a recuperarlo, lo mantiene in campo, ha uh, di fronte a Seriotta, tocco per Vatrella Vatrella arriva fin sul fondo e poi effettua un uh, traversone però l'arbitro ha notato che probabilmente probabilmente secondo lui la palla era già uscita e quindi anche la pioggia nonostante eh, molti in tribuna ci avessero promesso oggi non piove. E quindi non tutti hanno detto la verità dal punto di vista meteorologico quando siamo giunti al diciottesimo minuto del primo tempo ancora reti bianche tra Montepaone e eh, Serrese. Salutiamo anche qui abbiamo altri giovani tifosi che cercano di scavalcare la, eh, le tribune del eh, del frabotto Magnetisi. Ma torniamo in cronaca con eh, Conidi che tocca per Fiorentino, scambio con Domenico Voci, non riesce l'approccio al pallone dell'11 del Montepaone se ne va Zaffino, si tratta di Michele, aspetta però che rientri un compagno, ancora Procopio implacabile, una sorta di Manzukic che va a disturbare la fase di impostazione dell'azione della Serrese, Riotta per Zaffino, palla in mezzo per l'altro Zaffino, colpo di testa e Vatrella recupera il pallone, innesta la quarta, è partito l'espresso di Stalettia di fronte a sé, tre avversari, tocca per Marco Voci, evita elegantemente un avversario e poi innesca Domenico Voci, che parte in velocità insieme con Inzillo, questa volta ha eh, la meglio l'esperienza e anche il senso di posizione del difensore Vibonese e alla fine Marco Voci non, ha, non può fare altro che mettere la palla in out. Quando parte Vatrella, secondo me ha una benzina speciale: un, metti un tigre nel motore. Eh sì, davvero velocista sui 20-25, è, è davvero un pendolino: si muove in maniera, in maniera veloce. Possiamo però notare Giorgio come il Montepone in questi primi quasi 20 minuti ha dimostrato di poter perforare eh, verticalizzando, verticalizzando il gioco sia a destra che a sinistra perché quando scende centralmente eh, si scontra con il muro difensivo degli ospiti. Probabilmente eh, è pur vero che Marcellino ha mancato, ha peccato... Non ha avuto il giusto cinismo sotto porta nelle tre occasioni dimostrate, però il Montepone sta dimostrando di essere tecnicamente superiore alla, alla Serrese. E la Serrese però sta tenendo il campo con dignità e con attenzione, ben, ben organizzata dal punto di vista tattico da Marasco che è un altro dei tanti giovani allenatori che stanno crescendo all'ombra del campionato di prima categoria Girone C. Pisani sente arrivare eh, Vatrella e quindi per prudenza mette la palla in rimessa laterale dopo che quest'ultima appunto la palla era scivolata nella sua zona di competenza. Sarà Ienco a effettuare la rimessa, scambia con Marcellino, elegante lo stop, tocco per Mellano. Che sventaglia subito in direzione Fiorentino e si apre il fronte da quella parte perché deve andare a chiudere. Eh, Su Race mette la palla in mezzo eh, Fiorentino, e questa volta però eh, segnalazione di offside da parte di Torchi, e quindi si riprenderà con una punizione in favore della Serrese. Quindi, in, fino, fino ad ora, eh, la Serrese ha tenuto bene la linea difensiva, soprattutto si muovono in sincronia tutti i giocatori, cercando appunto di eh, mettere anche in offside gli avversari. Del i padroni di casa del Montepaone. In questo momento ci sono tre attaccanti schierati, Vatrella, Procopio e Marco Voci. ma sicuramente ora il, le alchimie di Mister Pisano determineranno una diversa posizionatura dei giocatori a livello di situazione difensiva. Ha battuto intanto Boraggina, scarica per Surace che di sinistro cerca di innescare il numero 8 Zaffino. Dovrebbe essere Zaffino primo. Vede Riotta ma lo va a disturbare molto bene Fiorentino con Mellace che eh, sbaglia un appoggio e questo è un fatto da annotare perché capita raramente. Il tocco è per Riotta che di testa cerca un compagno d'attacco, Con Conidi dice palla mia, la difende e cerca di uscire alla sua maniera dalla situazione difensiva. Elegante poi Mellace che tocca per Fiorentino che con calma controlla il pallone e si prepara allo scambio per cambiare fronte di gioco e poter allargare appunto le maglie della difesa della, uh, della Serrese, Meliti che allarga in direzione Ienco che riceve la palla evitando ri, uh, Riotta, tocca per Marco Voci che si è subito spostato da destra a sinistra rispetto alla precedente azione di gioco e poi Meliti con grande pazienza allarga verso destra dove c'è Conidi, Conidi per Fiorentino, due su di lui quindi c'è un raddoppio immediato di marcatura e cerca poi con Voci di andarsene Fiorentino recupera il pallone lo mette in mezzo arriva Procopio ma esce molto bene Boraggina con Decisione anticipa Procopio uno scontro tra due giocatori dalla massa fisica impressionante e eh, alla fine l'arbitro fischia una punizione che viene subito battuto da eh, Cicala. È comunque un buon ritmo di gioco, mi sembra che anche a livello atletico le due squadre, ne vedremo poi conferma eventualmente nel secondo tempo, sappiano il fatto loro. Sì, 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 da un punto di vista atletico, comunque, stiamo assistendo ad un match di categoria, eh, questo lo possiamo sottolineare ampiamente. Eh, però è stato ampiamente anche sottolineato anche nell'ultimo episodio come solo dalle verticalizzazioni si riesce a mettere in difficoltà questa difesa. E comunque. Eh, Ricordiamo ora, per citare qualche, qualche dato, eh, che all'andata il Montepaone spugnò appunto il, la Quercia di eh, Serra per 2-0 e che la prossima eh, di campionato vedrà il Montepaone affrontare lo Sporting Catanzaro, mentre la Serrese poi... Eh, Andrà, eh, riceverà in casa il San Calogero, quindi questi sono i prossimi impegni di queste due squadre. Eh, elegante lo stop di petto di Jenko, poi per Marco Voci, appunto spostato a sinistra, probabilmente nell'ottica di una situazione tattica prevista da mister Pisano, poi il tocco è per Meliti e per Conidi e ci si allarga per eh, Fiorentino, direbbe Max Allegri che bisogna sfruttare in larghezza il campo e perciò la, eh, il Montepaone si comporta in questa maniera, ottenendo nel caso specifico un calcio d'angolo che sarà battuto vediamo se voi spettatori indovinate il nome si sì, da, eh, da Mellace ma ci smentisce subito Vatrella ma ricordiamo che questo è uno dei tanti schemi delle tante opzioni su calcio d'angolo previste dal Montepone con, Pisa, con Mellace che attira su di sé un avversario liberando quindi forse qualche situazione eh, al centro dell'area di rigore scambio ancora con Vatrella che entra con decisione mette in mezzo dice ancora di no eh, di Siena ed è un colpo poi testa che porta la palla in rimessa laterale e questa volta la competenza sulle rimesse laterali di Francesco Fiorentino che, a cui viene ceduta la palla proprio da parte di Vatrella ancora tutta la Serrese praticamente nei propri 16 metri con Domenico Voci che cerca una magia in dribbling mette in mezzo il pallone molto bella l'intenzione purtroppo in quella zona di campo si scivola e quindi il cross non è venuto come, dove, come avrebbe voluto Salvatore Procopio che era lì come un avvoltoio da aria di rigore falco per meglio dire. Sì davvero opportunista, aspettava la spera nel punto giusto che però non è arrivata, purtroppo il terreno è un terreno pesante, determinata dall'abbondanza delle piogge cadute, per cui è anche difficile, è facile guardare da qui la gara e dire però gli atleti in campo hanno il problema dell'equilibrio, per cui è anche importante fare subito gol anche per questo. E Si sta facendo sentire mister Pisano che al limite della propria area tecnica richiama i suoi giocatori un po' come Spalletti con i suoi della Roma, appunto ha una maggiore cattiveria, a una maggiore grinta per poter, come giustamente dice Ragneri, eh, Giuseppe Ranieri, eh, sfruttare subito la propria massa e forza di fuoco per poter evitare poi di eh, ridursi agli ultimi minuti visto che la Serrese si sta veramente difendendo con ordine ma non solo perché di Siena cerca di imbeccare Riotta si chiude la maglia difensiva del Montepaone eh, Vatrella che forse si era aggiustato la palla col braccio ma l'arbitro ha detto di no e poi dal tekel con Manè il pallone finisce in out a favore della Serrese e questo Manè un po' la rappresenta come il calcio sia in realtà multicolore e multietnico perché basta saper giocare a pallone poi non interessa se sei biondo, bruno, bello o brutto l'importante è essere un buon giocatore attenzione perché c'è una sostituzione vediamo, vediamo chi esce entra il numero 17 Doria e non abbiamo visto però chi è uscito, e questo Giuseppe. Non so se tu l'hai notato, però è entrato Doria e allora ora dovremo fare un rapido controllo perché probabilmente ci consigliano gentilmente. Abbiamo un pubblico interattivo, di questo lo ringraziamo. È uscito Marcellino ed entra Doria quando siamo giunti al ventisettesimo del primo tempo. Probabilmente per problemi fisici, ma si tratta di due fuori quota di grosso valore dal punto di vista tecnico e quindi interscambiabili se auguriamo a Marcellino eh, se c'è stato qualche infortunio eh, una pronta guarigione e quindi è uscito Marcellino mister eh, Pisano non è contentissimo perché si vede che eh, puntava su, sul giocatore però sicuramente Doria può dargli tutte le risposte che, eh, che mister Pisano si aspetta e intanto viene effettuata la rimessa con il rilancio intercettato da Vatrella ancora di Siena che regge tutta la difesa ma viene contratto da Domenico Voci che non tira indietro la gamba e sul contrasto l'arbitro intravede gli estremi di un uh, calcio di punizione uh, causato dal numero 8 Zaffino Primo il capitano appunto del, della squadra della Serrese. Sarà Mellace a calciare, batte di giustezza per Marco Voci, il tiro vede scivolare Marco Voci e poi per un attimo poteva arrivare qualche altro giocatore del Montepone Paone. La serie con il numero 6 Inzillo, Inzillo sbroglia questa situazione nata da una punizione battuta in velocità e come dicono gli allenatori in questo caso bisogna essere sempre sul pallone per poter evitare appunto che le punizioni vengano battute all'improvviso e Mellace che si prepara a calciare scambia con Domenico Voci spostato per l'occasione a sinistro, tocco per Fiorentino che a sua volta è spostato e è cambiato molto nello scacchiere del Montepone e poi Marco Voci calcia al volo di prima e la palla però finisce fuori ma anche in questo caso non hanno paura nel tentare soluzioni anche difficili i giocatori del Montepaone. E quindi Fiorentino che dopo essersi fatto tutta la diagonale per andare a svolgere il suo compito sul calcio d'angolo a sinistra se ne torna nella zona di competenza appunto a destra. E quindi aspettiamo intanto che Inzillo batta questo calcio di rinvio. La palla viene toccata da Manè il colpo di testa a favorire Riotta, ma Ienco tocca per Conidi. Riotta è un altro di quelli che non si è rendono mai, riesce a disturbare eh, Conidi e quindi recupera una rimessa laterale importante che viene affidata a Pisani che non si era accorto che gli stavano dando la palla e quindi ora la riceve all'altezza della panchina del Monte Paone effettuata la rimessa il tocco di eh, probabilmente Zaffino perché in questo caso appunto se uno ha il dubbio di chi sia basta dire Zaffino ce ne sono tre in campo e, e quindi calcio di punizione per un fallo di mano con Torchia che incomincia a dimostrare qui comando io e quindi stabilisce che andava battuta 20 centimetri eh, più in là recupera Meliti il centrale difensivo in coppia con Conidi che riceve la palla e imposta per Fiorentino parte intanto Doria Fiorentino per Domenico Voce controllo destro sinistro e poi appoggio per Mellace apertura nei confronti del numero 8 Marco Voci impreciso il controllo e Mané viene innescato da Riotta parte Mané e qua l'esperienza di, eh, di Mellace che si frappone e blocca appunto Mané con, eh, si direbbe eh, con le cattive ma non eh, commettendo fallo anche se ha ricevuto appunto un colpo Mané in questi casi appunto vale l'esperienza ci si frappone tra palla e giocatore e poi il fisico è importante. Mellace ha protetto la sfera, nulla da eccepire sull'intervento che non costituisce fallo. Chiaramente Manesi è lamentato perché si voleva inserire, però termina lì. Eh? Presumiamo che tra le doti appunto di questo colore della squadra serrese ci sia anche la velocità. Intanto sarà il signor Torchia a far cadere la palla e con grande fair play viene restituita da Zaffino II al Montepaone con Fiorentino che tocca in direzione di Mediti. Abbiamo superato da un minuto la mezz'ora, il risultato è sempre occhiali, 0-0 tra Montepaone e Serrese, predominio territoriale del Montepaone, ordine nella difesa da parte della Serrese. Intanto attenzione perché Doria subito dimostra a Mister Pisano di valere il campo e non la panchina cercando di intrufolarsi. Il tocco è per Manè che viene francobollato da due avversari. Vatrella per Procopio e questa volta Procopio che deve bassa e sul primo palo la palla. Vatrella l'ha alzata sul secondo palo. E non si sono capiti appunto i due giocatori. Intanto Mellace e Conidi impediscono la ripartenza della Serrese. Mellace esterno destro due volte e poi si frappone e Riotta. ma Mellace Mellace Recupera il pallone. Manè cerca di ubriacarlo, ma ormai dovrebbe aver capito di che pasto è fatto Mellace, uno di quei giocatori che o li salti netto oppure se aspetti le, il tocco elegante, probabilmente ti rubano la palla. E sarà Pisani a effettuare questa rimessa con le mani, con la Serrese che pur mantenendo parecchi giocatori in zona difensiva non dispreggia appunto qualche eh, velleità in attacco. Fallo su Riotta con Manè che recupera il pallone ma lo lascia a sua volta a di Siena. Un altro vecchio bucaniere conosciuto nel, nell'ambito del, del comprensorio, un giocatore che ne ha viste tante e che ha sempre messo la propria bravura e la propria esperienza al servizio delle squadre in cui ha militato. Il tocco favorisce Manet che allarga verso Zaffino, Zaffino si ferma, tenta il sinistro, attenzione gol di Zaffino! Un tiro non imparabile che però al 32esimo ha sorpreso, ha sorpreso Fiorentino e quindi Zaffino Michele al 32esimo porta in vantaggio la Serre. E ricordiamo che questo calciatore aveva segnato fino ad ora 11 reti. E come giustamente ci avvengono dei commenti qui in tribuna stampa, forse la cosa più semplice, il gioco meno elaborato: il tocco uh, di, di palla, uno si gira e tira verso la porta. E il sinistro di Zaffino in questo caso ha avuto ragione. Del, eh, portando in vantaggio la Serrese. Non è riuscito a intervenire Fiorentino probabilmente sorpreso anche dalla semplicità di come Zaffino Michele si è riuscito a girare in un attimo ed ecco che il Montepaone ora deve ricostruire psicologicamente la partita il lancio di eh, Mellace viene intercettato con Zaffino Primo che recupera il pallone contratto da eh, prima da Domenico Voci e poi da Doria e la palla finisce in rimessa laterale che batterà la Serrese che a questo punto si trova in vantaggio per un gol, diciamo che il Montepone sicuramente ha attaccato di più, ma la tattica messa in atto alla Serrese fa sì che possiamo dire che eh, a questo punto il vantaggio se si voleva giocare difendendosi e sfruttando al massimo qualunque occasione capitasse diventa meritato. Sì, il vantaggio è meritato, è nato da un gol recambolesco dettato dalla semplicità, una punizione quasi centrale da parte di, De Siena. di De Siena. Zaffino ha ricevuto e in diagonale con un bel sinistro ha beffato Fiorentino. Per cui adesso la partita non può che aprirsi dal momento che il Montepone non, non ha nulla da perdere, per cui deve, deve fare gioco e dettare ritmo per cercare di riagguantare il risultato. Condivido l'analisi. Il Montepone è sicuramente una cifra tecnica maggiore. Qui dovrà soltanto agire a livello psicologico per recuperare l'impatto derivante dal colpo del gol subito e imporre appunto la legge del frabotto Mannesi, ma soprattutto imporre il proprio modo di, eh, di giocare. Quindi un elegante rebus con risvolti anche psicologici. In una gara che vede anche tornare a splendere il sole e quindi che si preannuncia, si conferma anzi molto interessante e soprattutto molto importante, anche perché la Serrese proprio nel proprio DNA ha il fatto di essere coriacea e volitiva Doria evita un avversario, tocca per Domenico Voci che ha di fronte a sé Boragine, il rinvio vede favorire Conidi anche se sta arrivando l'autore del gol Zaffina che cerca di disturbare Conidi e la rimessa favorisce ancora Mellace Mellace di esterno a cercare Vatrella che recupera il pallone ma era in fuorigioco, stranamente piazzato bene Torchia che ha visto quel mezzo metro di differenza con Vatrella che era in fuorigioco, e quindi diamo a Cesare che di Cesare per una volta un arbitro di prima categoria era posizionato bene per vedere il fuorigioco. Sarà stata bravura o fortuna? Ma guarda, non so dire se l'uno o l'altro. Io onestamente non, no, non lo ritenevo neppure fuorigioco, onestamente. Da qua. E allora ce lo riguarderemo sul monitor di servizio. Mentre Manè tocca per Zaffino, esce molto bene con Idi. Ancora Manè che tocca per Di Siena, Di Siena che va a cercare Riotta che parte in velocità, contando sul fatto che la palla non scivoli correttamente sull'erba. Ma la palla finisce in out e quindi Fiorentino partirà con un calcio di fondo. E ora probabilmente Marasco ha detto ai suoi di sfruttare la situazione di vantaggio, alzando leggermente il baricentro, ma senza mai dimenticare le regole della difesa con Mellace ancora un elegante lancio per Marco Voci parte in sovrapposizione Ienco Marco Voci preferisce Vatrella che forse sbaglia il tocco e non riesce a superare Pisani e la palla finisce in rimessa laterale la, la buona pattuglia di tifosi della Serrese sta festeggiando mentre i tifosi del Montepaone incitano i propri Beniamini perché a questo punto si vede se la squadra appunto ha quel piglio necessario per recuperare la partita attenzione il lancio di Fiorentino stava per favorire Vatrella anche perché Cicala aveva sbagliato il tempo dell'uscita però la palla è finita in rimessa laterale e attenzione perché Pisani manda via il pallone quindi non si può cominciare a ritardare l'azione al 36 del primo tempo anche se giustamente sei in vantaggio con mister Pisano che sottolinea la cosa e mister Marasco che invece apre le braccia per dire non è successo nulla e sarà appunto eh, se non andiamo errati in silo effettuare questo rinvio la palla cerca di superare la metà campo colpo di testa di Conidi Marco Voci recupera il pallone aspetta l'inserimento di Ienco arriva su di lui Riotta eh, vince il tackle eh, Ienco poi Marco Voci dice a Meliti ragioniamo non perdiamo la calma, reimpostiamo l'azione con una linea, praticamente due linee di quattro dei giocatori della Serrese molto strette all'altezza dei propri 30 metri. Recupera ancora Doria che controlla il pallone, lo scarica per Mellace. Stop di destro e sventagliata a cercare. Ienco che stoppa molto bene, anzi, mette di prima in mezzo, però toccando per Manè. Parte Manè e poi Riotta. Riotta cerca di favorire Zaffino che parte in velocità di fronte a Semeliti, il controllo non è dei migliori e la palla finisce in rimessa laterale. E a questo punto il Montepaone deve stringere i tempi perché sarebbe bene recuperare la partita già prima della fine della prima frazione. Ragiona troppo e non punge come dovrebbe. Questo è il risultato della manovra dell'11 di mister Pisano che si trova sotto di misura e malgrado il fraseggio al centro e i passaggi sulla tre quarti eh, dimostra un po' di imprecisione in zona ficcante e quindi si sta mettendo, si sta mettendo male perché il Montepone oggi non può perdere questa partita. E intanto Boragina si è portato a casa un pezzettino della caviglia di eh, Salvatore Procopio giusta la segnalazione del fallo e quindi si riprenderà con la punizione ma i due combattenti perché hanno proprio la stazza dei combattenti si stringono la mano, si danno un 5 un po' come quello che può essere l'intervento di Chiellini quando in allenamento si incontra appunto con Manzukic. ed ecco che sarà ora Mellace a calciare sempre di destro siamo all'altezza dei... 35-40 metri, e, eh, con tutti i giocatori del Monte Paone che si preparano a gestire questo schema, e si riparte con Marco Voci, Meliti e si cambia subito il fronte di gioco con Fiorentino proprio per impedire alla Serrese di ragionare. Meliti con Zaffino, il lancio è in preciso e lo stop di Fiorentino fa ripartire appunto l'azione del Monte Paone. Si gira su se stesso, cerca di evitare un avversario, tocca per Domenico Voci, che è un po' la mente pensante di questa squadra, che viene per il quarto angolo in favore del Monte Paone e la discesa appunto di tutti i colpitori di testa nell'area della Serrese. Eh, come giustamente diceva Giuseppe Ranieri ora bisogna forse essere un tantino meno eleganti ma quell'eleganza, quella capacità di essere sempre al top anche nei momenti più difficoltosi è la car caratteristica, il marchio di fabbrica del Monte Paone. Il lancio intanto viene inseguito da Conidi che ha di fronte a sé il numero 2 eh, Pisani, scambia per Ienco che tocca Tocca per Doria, viene chiesta la palla, Doria la mette in mezzo, Marco Voci tocca per Vatrella, il tocco per Conidi e questa volta c'era il fuorigioco, Conidi tornava dal calcio d'angolo. Il monitor che dice Giuseppe? Nulla da eccepire, giusta la segnalazione da parte dell'arbitro. Direi anche che secondo me è difficile calciare di potenza dalla distanza dai 20 metri perché, in quella zona dell'area di rigore della Serrese, probabilmente il campo è abbastanza pesante. Mentre dall'altro lato, in zona Montepaone ancora resiste un po' di erbette. Siamo giunti al quarantesimo minuto, 35 secondi e un grappolo di decimi del primo tempo. Con il Montepaone in svantaggio 1-0 in favore della Serrese, eh, qui sul campo del Frabotto Mannesi. Ancora Mellace per scambia per con Meliti che raccoglie il pallone e lo affida poi a Conidi e si apre per Fiorentino, consueta manovra avvolgente. Parte Fiorentino, evita un avversario, cerca la penetrazione, scambia con Doria, Doria si accentra. Cerca poi di sinistro di favorire Vatrella e miracoloso Pisani con un'evoluzione da scorpione. Toglie la palla dai piedi di Vatrella che si stava appunto lanciando come un, un acrobata per colpire appunto il pallone. Calcio d'angolo con Mellace che vede arrivare. Domenico Voci scambia sovrapposizione di Fiorentino. Mellace di esterno destro, toccata la palla, recupera Meliti. Si gira, fucilata e probabilmente un tocco di braccio del, eh, del giocatore della Serrese, a mio avviso involontario, ma semplicemente perché io sono contrario a questi rigori dati anche in Serie A, soltanto perché si tocca il braccio, però effettivamente ha deviato la traiettoria. Così è parso da qui, eh, non possiamo essere più precisi perché la nostra, la nostra postazione è distante dal, dal terreno di gioco, però è sembrato così. Parte Mellace, arriva la parabola, colpo di testa, voci, il pallone finisce in zona riotta e Zaffina, ma con Meliti non si passa, recupera la palla. Si beve un avversario, entra all'altezza dei 16 metri. Ancora un combattimento con la baionetta fra i denti, ne esce fuori, però la Serrese con Zaffina che lancia per Zaffino. Si tratta di Michele ha di fronte a sé Conidi e ormai è letta proprio in maniera chiara la partita, vince il rimbalzo, mette in mezzo ma si chiude appunto il Montepone. Dicevo la partita è letta perché la. Serrese si arrocca in difesa e cercherà con delle veloci ripartenze di penalizzare il Montepone. Doria arriva in Zillo. Il pallone rimbalza, recupera ancora Procopio. Evita di Siena e tocca poi per Mellace che apre a occhi chiusi. No look per un tocco per Rienco che riceve il pallone. Marco Voci chiede la palla, insuperabile. Pisani che, nonostante una stazza che faccia pensare a un giocatore magari poco mobile, riesce a essere sempre sulla, sulla traiettoria giusta per bloccare le L'età offensiva del Monte Paone e ancora Mellace che riceve palla, vede Fiorentino e lancia con precisione qualche passo all'indietro, recupera Fiorentino è ancora in attacco cross radente colpo di testa di Inzillo. La palla finisce a Vatrella di fronte a Seriotta, si mette ancora in mezzo, si chiude con De Siena, ma Mellace gli strappa la palla con decisione, però non riesce a mantenerla in campo. E ci sembra che Mellace stia suonando un po' la carica per questo Monte Paone in difficoltà quando stiamo entrando nell'ultimo minuto del primo tempo ricordiamo che il gol è stato segnato da Michele Zaffino per la Serrese al 32esimo mentre 5 minuti prima al 27esimo il Montepone ha sostituito Marcellino con Doria la rimessa viene eh, fischiata dall'arbitro come rimessa irregolare quindi ci sarà un uh, nuovo fallo, anzi no, ci stanno Riotta e Mellace che stanno discutendo probabilmente su un fallo ed era quello che segnalava appunto il signor Torchia della sezione di Catanzaro e ancora Mellace che allarga per Conidi che probabilmente farà scorrere per Fiorentino, Fiorentino mette la palla in zona Doria, controllo del pallone cerca di evitare un avversario, tocco per Fiorentino che fa scorrere la palla ma si chiude ancora la saracinesca della Serrese che cerca ora di ripartire con Zaffino che ha di fronte a sé Domenico Voci cerca di lanciare per l'altro Zaffino Michele ma chiude Meliti che con esperienza tocca poi all'indietro e anche con grande freddezza per Fiorentino. Fiorentino. Fiorentino non perde tempo e innesca subito Rocco Ienco che controlla il pallone e aspetta poi Mellasce che riceve la sfera è partito intanto Doria è partito in posizione regolare perché lo teneva Pisani Doria, tiro di Doria Marco Voci, gol! e l'arbitro fischia per fuorigioco era fuorigioco secondo l'arbitro di Marco Voci e questa volta ci sembra che il signor Torchi abbia dilapidato in un solo momento abbia dilapidato in un solo momento tutto quanto di buono avevamo detto ma sentiamo che dice Giuseppe Ranieri. No, no, non sono d'accordo personalmente con la decisione presa dall'arbitro, io ho visto uno scambio regolare, la posizione era regolare, e non, non sono d'accordo la partenza di, eh, di Doria era regolare poi probabilmente il Casus Belli è sulla posizione di Marco Voci ma questa ci sembra anche anch'essa regolare ripromettendoci poi di riesaminare eh, con calma il replay ricordiamo che gli arbitri hanno un attimo per decidere e a volte in quell'attimo riescono a decidere male ma comunque niente di fatto ancora 1-0 Fiorentino riceve palla da eh, Mellace mette in mezzo il pallone Manè ribatte per Riotta che ha di fronte a sé Rocco Ienco che gli ruba la palla ma non si passa c'è Pisani che però questa volta ha alzato troppo la gamba e quindi si riparte per Vatrella per Rocco Ienco la palla in mezzo si chiude ancora Boraggina e Inzillo hanno alzato una Maginò e il lancio è per Riotta che fa rimbalzare la palla di fronte a Semellaci il tocco è per Michele Zaffino che restituisce il pallone a Riotta interviene però Mel Meliti in maniera in questo caso scomposta e intanto siamo al primo minuto di recupero anche se non aveva segnalato niente il signor Torchia e si avrà una punizione in favore di una Serrese che sicuramente vorrà capitalizzare questi secondi per poter arrivare quindi al riposo. Sarà il numero 8 Vincenzo Zaffino primo eh, a effettuare questa, questo calcio di punizione restano comunque quattro giocatori in linea in difesa dietro perché non si sa mai giustamente però è appunto la filosofia di gioco che sta interpretando la Serrese parte appunto la punizione e Fiorentino la recupera intanto Torchia controlla l'orologio ma riparte appunto il Montepaone con Doria che sembra avere una marcia in più rispetto a De Siena che però ha molta più esperienza rispetto a Doria ma Doria se ne va di fronte a sé anche su ma De Siena lo chiude e la palla finisce in out e al 47 preciso il signor torchia fischia la fine del primo tempo risultato montepaone 0 serrese 1 e questo è un risultato a sorpresa giuseppe un pronostico per il secondo tempo ma un pronostico per il secondo tempo è una partita aperta è una partita aperta però potrebbe farcela il montepaone ha dimostrato comunque di avere le idee giuste sul terreno di gioco e... A parte la rete annullata ingiustamente da parte dell'arbitro, potrebbe farcela. E allora noi vi diamo appuntamento per la seconda frazione di gioco, quando appunto tra un quarto d'ora torneranno i giocatori. Giuseppe, per oggi non ti propongo il consueto te caldo, ma andiamo a gigioneggiare con qualcuna delle tifose. <ride> con piacere. Ricevitoria Gerace a Montepoleribo. Da noi puoi giocare Super Era 8, Totogol, Totocalcio, Tris giornaliere e Win for Life. Ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Match Point. Ricariche telefoniche, pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio. Ed in attesa della tua giocata vincente, puoi consumare un gustoso aperitivo nell'adnesso bar Ricevitoria Gerace. Vi aspettiamo in Via Padre Pio a Montebuonerito. Su di noi puoi scommetterci. Gentili telespettatori, buon pomeriggio dal Frabotto Mannessi per il, eh, trasmettervi il secondo tempo della partita Real Montepaone e Serrese. La prima frazione di gioco si è conclusa con il vantaggio per gli ospiti, 1-0 per la Serrese, gol al 32esimo di Michele Zaffino e qui in tribuna stampa la esterna sette isoverato con Pasquale Lentini, Giorgio De Filippi e Giuseppe Ranieri ha potuto apprezzare dal vivo il lavoro dello scoutman, dello staff di mister Pisano eh, Maurizio, Maurizio Vetrano che appunto ci ha spiegato come vengano analizzate tutte le fasi di gioco a computer in maniera ottimale per poter poi eh, arrivare alla, alle decisioni importanti per quelle che sono le, le strategie da attuare in campo quindi eh, complimenti a Maurizio Vetrano Giuseppe tu le sapevi tutte queste cose Io, ai miei tempi si guardava soltanto la partita e, e poi ci si ricordava di qualcosa? La prima categoria, ahimè, ha avuto delle evoluzioni e infatti. Eh, già da inizio campionato avevamo visto il nostro amico dietro, a, uh, intento ad elaborare tutti gli schemi di gioco per la tattica uh, da sviluppare per Mr. Pisano. E non possiamo che essere contenti, perché se il calcio cresce, cresce in generale tutto un fenomeno che è un fenomeno di aggregazione e una possibilità per tutti i giovani calciatori che si apprestano, si accingono a, a solcare i terreni di gioco. E intanto il signor Torche di Catanzaro sta rientrando in campo. Il Montepaone che vuole recuperare e quindi ci vuole mettere tanta grinta è già schierato. La Serrese sta rientrando in campo. Eh, le formazioni ora controlleremo, ma dovrebbero essere le stesse. Con il Montepaone che schiera Emanuele Fiorentino, eh, Francesco Fiorentino, Ienco, Mellace Conidi, Meliti, Vatrella, Marco Voci, Procopio, Doria che è entrato al posto di Marcellino, Domenico Voci. Il, la Serrese risponde con Cicala. Pisani-Surace, di Siena in inzillo Manè Zaffino primo, Riotto, Zaffino Michele e eh, Zaffino secondo e quindi complimenti anche a mister Marasco che ha, della Serrese che ha impostato una partita difensiva ed è riuscito a capitalizzare a far capitalizzare ai suoi l'unica azione offensiva del primo tempo dove Michele Zaffino bomber della Serrese si è girato rapidamente in aria e ha segnato fino ad oggi la Serrese aveva segnato soltanto 7 gol in trasferta e quindi va ad 8 e aveva in trasferto ottenuto soltanto 6 gol mentre dei 40 punti del Montepaone 22 sono stati conquistati in casa e 18 in trasferta e in casa il Montepaone ha fatto 20 gol lo stesso numero dei gol segnati in trasferta e ne ha subiti con quello di oggi 4 mentre ne ha subiti in totale 10 quindi come dice Giuseppe Ranieri i numeri parlano da soli questi sono numeri importanti ma soprattutto è bella la partita proprio perché probabilmente siamo di fronte a un'evoluzione del calcio dilettantistico, con la prima categoria che vive di schemi, di attenzioni tattiche e di alchimie. Fatte da tutti gli allenatori appunto delle, delle varie squadre, indipendentemente appunto dal blasone o dal valore economico della squadra stessa. Anche qui il signor Torchia, come nel primo tempo, sta controllando un po' tutto: dà il 5, dà l'ok okay ai due portieri, Cicala e Fiorentino, e ci fa partire il cronometro con Mellace che sventaglia subito in direzione Doria, colpo di testa eh, di Surace e palle rimesse laterale. Un'altra cosa che notavamo l'ordine difensivo della Serrese, due linee strette di quattro negli ultimi 30 metri che creano eh, pochi varchi per il Montepaone che quindi vede occupati tutti gli spazi a difficoltà appunto a penetrare. Intanto la battuta con le mani di Francesco Fiorentino che tocca per Domenico Voci, mette poi in mezzo con Procopio che tenta il numero, esce Scicala proprio quando Vatrella eh, stava per lanciarsi sulla, sul pallone, quindi rovesciata eh, di eh, Procopio, parata di Cicala quando non è passato neanche un minuto dall'inizio del secondo tempo. Mister Pisano e Mister Marasco avranno catechizzato a dovere i propri giocatori, infatti vediamo che Zaffino addirittura mette indietro, esce Cicala su Marco Voci che cade in aria ma non riscontra gli estremi della massima punizione l'arbitro il signor Torchia e ancora Fiorentino Francesco che mette in mezzo un altro pallone, colpo di testa mancato con Pisani che rilancia. Doria che tira attenzione Inzillo mette ordine alla manovra e rilancia verso Riotta lo travolge con Idi che l'aveva anticipato ma ha portato giù anche il giocatore della Serrese segnalazione di punizione da parte dell'arbitro quindi si comincia a lancia in resta da parte del Montepaone Giuseppe. Sì, parte di slancio l'11 Giallo-Verde che cerca di mettere subito sotto pressione eh, la Serrese, abbiamo assistito già a un paio di conclusioni, una spettacolare di Procopio che cerca la rovesciata in volo e poi comunque due altre azioni susseguenti dove la difesa è stata messa in difficoltà ed è questa la, la, la strada giusta da seguire per cercare di capitalizzare la gara. E si vedono appunto tutti i giocatori schierati sì in un fazzoletto ma con un certo ordine con Riotta che difende il pallone dall'attacco di Fiorentino e lo porta in rimessa laterale chiedendo poi l'intervento di Surace per effettuare la rimessa. e Torchia lo penalizza da assegnando la, la rimessa a Fiorentino che la dà a Doria. Fiorentino riceve di nuovo il pallone. Riotta interviene e sarà ancora rimessa laterale da parte del Montepaone in zona difensiva. Intanto arrivano due palloni nella zona di competenza di Fiorentino, rimessa laterale eh, c'è un po' un imbuto c'è traffico all'altezza del centrocampo Procopio sbroglia tutto, tocca per Doria ma recupera ancora la Serresi, lancio verso Zaffino con Meliti che alla vecchia maniera mette il pallone in zona Ienco che sbaglia il controllo, Manè recupera il pallone lo evita di fronte a sé, Vatrella vanno a 100 all'ora tutte e due, alla fine Manè riesce ad andarsene in velocità Meliti mette la Palla in calcio d'angolo per non avere dubbi eh, di sorta. E intanto vediamo se Pasquale Lentini con la sua magia riesce a inquadrare uno splendido arcobaleno che si staglia sul frabotto Mannesi come al solito possiamo dire che ogni spettatore può esprimere un desiderio e sarà avverato ai primi 50 spettatori che lo esprimeranno. Calcio d'angolo, torniamo in cronaca con Manè che mette la palla in mezzo. Zaffino tenta ancora una volta la girata. La palla si impenna, l'arbitro fischia un fallo di confusione per evitare. Appunto, che eh, succeda qualcosa di più grave, riparte ancora il Montepaone con eh, Conidi che tocca per Fiorentino che raggiunge il pallone. Ha di fronte a sé Zaffino. Primo, il capitano, tocca per Mellace che la rimette dentro verso Doria. Zurace. I due esterni della Serrese non sono affatto male. Chiude con eh, Di Siena che innesca Manè che evita elegantemente. Jenko ha di fronte a sé di, fronte, di nuovo Vatrella, ma si libera del pallone toccando per Michele Zaffino che ha di fronte a sé a sua volta Meliti. Lo salta. E evita un paio di avversari ma poi c'è Conidi che blocca tutto e restituisce la palla a Vatrella. Vatrella all'altezza dell'area di rigore del Monte Paone cerca di andarsene con Manè che però lo blocca di fisico e poi tocca per Di Siena Di Siena evita un paio di avversari tocca per Zaffino che evita attenzione perché Zaffino ha cercato il rigore per poco eh, l'arbitro non eh, ha effettuato questa scelta eh, probabilmente Meliti si è eh, impiantato e Zaffino cadendo appunto poteva richiedere il rigore ma recupera ancora il Zaffino primo sentiamo da Giuseppe Ranieri non era proprio rigore ma gli somigliava un pochino diciamo che un ruolo determinante è stato giocato dall'esperienza di Meliti che si è fermato senza fare nemmeno un movimento a dimostrazione del fatto che erano già venuti a contatto prima perché se avesse pressato un po' di più l'arbitro sicuramente non avrebbe esitato a concedere il penalty e quindi Torchia dopo l'errore probabilmente molto grave quando ha annullato il gol del Montepone, attenzione perché ammonisce intanto eh, Zaffino primo il capitano, diciamo Torchia ricarica il bonus di punti a proprio favore con questa segnalazione, anche se ricordiamo nel finale del primo tempo ha visto un fuorigioco che è più non ha passato tale e ha annullato un gol di Marco Vosci che poteva essere il gol del pareggio. Sarà con Indy, eh, a mezze maniche come al solito a battere per Meli che riceve la palla e tocca poi in direzione Ienco Ienco di destro, eh, Procopio fa da sponda ma la palla finisce tra i piedi di Scicala e ora Doria lo va appunto a puntare per costringerlo a recuperare la palla e a rimetterla poi con i piedi il più lontano possibile e ancora da notare per tutti quelli che fossero attenti a queste cose, i quattro giocatori in linea, Pisani, Surace Boraggine e Enzillo, che appunto eh, sono molto ordinati e molto attenti intanto Michele Zaffino cerca di rubare la palla Ienco che però lo evita, tocca a Vatrella, Mellace, Mellace chiede aiuto a Meliti che poi allarga il gioco in direzione di Fiorentino, il Montepaone continua a ragionare, questo può essere una cosa importante perché la partita è lunga e quindi bisogna gestire tutte le azioni nella maniera migliore possibile ecco che Ienco porta avanti la linea offensiva del Montepaone scambia con Vatrella che evita molto bene Pisani, c'è poi il, il rientro di Zaffino, di Manei. Vatrella salta tutti alla fine e di Siena che recupera il pallone ma l'arbitro fischia una punizione aveva aspettato appunto lo sviluppo dell'azione per vedere cosa succedesse e quindi il primo fallo su Vatrella è stato adesso fischiato siamo giunti al sesto minuto del secondo tempo il Montepaone soccombe per 1-0 nei confronti della Serrese ricordiamo la rete di Michele Zaffino al 32 ⁇ lancio verso Domenico Voci ha su di sé tre avversari riesce a toccare la palla per Doria che la rimette in mezzo arriva Ienko drop in corsa Domenico Voci e anche questa volta eh, segnala il fuorigioco in questo caso ci sembra vada più a memoria che, eh, che insomma sfrutti più la memoria che l'aspetto visivo perché ha fischiato a prescindere per lui era fuorigioco quindi torchia dalla punizione alla Serrese. E eh sì, è eh, perché prima ancora che il calciatore del montepone eh, toccasse la sfera, lui aveva già fischiato, per cui Intanto il rinvio di Inzillo che viene intercettato da Fiorentino e ancora Zaffino primo, il capitano con Mellace che allarga verso Marco Voci, stop di petto impreciso con Di Siena che recupera il pallone, Domenico Voci glielo strappa, Di Siena combatte come un leone, recupera poi Mellace che è da, non, è un, non è da meno quando si tratta di tirare fuori la baionetta e l'elmetto, il tocco per Riotta ancora una volta travolto da Conidi e qui scatta l'ammunizione. Probabilmente per eh, il signor Torchia ammonisce per tranquillizzare un attimo gli animi e per eh, pareggiare il conto delle ammunizioni a Zaffino, Vincenzo e a Boraggina no? Ora si unisce eh, con Idi, era un intervento deciso ma forse non da giallo. Beh, l'intervento c'è stato, eh, eh, sì, possiamo essere d'accordo con la decisione, solo sul, sul piano della tranquillità in campo, anche perché è una partita che pare. Dagli ultimi due minuti potrebbe anche esplodere perché il Monte Paone eh, cerca, cerca, cerca il varco, la Serrese si difende bene, però... Eh la Serrese sta facendo una partita che forse neppure immaginava di fare e il Montepaone, Al Montepaone forse, non va giù. È chiaro, è chiaro che l'11 guidato da Pisano sta cercando a tutti i modi di riagguantare il risultato. Per cui potrebbe anche degenerare, no? Sono d'accordo con la decisione stavolta assunta dall'arbitro. E intanto vediamo Marasco che parla con Surace a lungo e poi con Zaffino. E intanto uh, Mister Pisano fa entrare Pirritano, lo Shakiri del Monte quando siamo giunti al nono minuto del secondo tempo, esce un difensore, entra un attaccante. Nono del secondo tempo, esce Meliti ed entra Pirritano. E quindi eh, Monte a trazione anteriore. Eh, giusta la scelta tattica di Pisano che a questo punto inserisce un altro attaccante proprio per cercare di dare maggior peso specifico alle azioni del Monte Considerando che fino a questo momento in attacco la Serresi in pratica ha fatto una sola azione. Marco Vosci tocca per Vatrella, ora sono in due in attacco, non c'è più da solo Procopio. Vatrella controlla con la suola, scarica per Mellace torna Zaffino Michele che oltre a aver segnato si sta sacrificando nel cercare di fare da frangi flutti di fronte a Mellace. Fiorentino Mellace, lancio per Domenico Vosci, colpo di testa con Inzillo che però recupera e Sbroglia la situazione liberando l'aria. C'è Fiorentino che con rovesciata serve Doria, elegante lo stop. però Zaffino intuisce tutto, recupera la palla, la protegge col fisico e si conquista una buona uh, punizione. A questo punto eh, la Serrese continua a difendersi ordinatamente, ma la forza di fuoco del Monte Paone è aumentata. Con Pirritano che sappiamo essere un altro combattente, un altro uomo che in area di rigore si fa uh, rispettare moltissimo. Ecco che intanto Marasco e Pisano si scambiano appunto indicazioni su come gestire la partita da parte delle proprie squadre. Domenico e Marco Voci dialogano. Apertura per Ienco che apre la falcata e parte in velocità. Molto bello lo scopo. Tocco verso Procopio. Non chiude bene il lancio perché sennò Salvatore Procopio poteva essere ben posizionato in questo momento. E Ienco era partito in velocità. Molto bella anche la falcata di Ienco quando appunto innesta le marce alte sì, è mancato solo l'ultimo auspicio in favore del suo compagno di squadra, però l'idea è stata giusta e abbiamo visto come anche in questo caso da una verticalizzazione poteva nascere qualcosa di buono. Vatrella mette in mezzo, la palla arriva per Domenico Vosci che la stoppa, però la controlla di rimbalzo eh, col braccio, è giusta la segnalazione di Torchia, ma era ripartito tutto il Montepaone, c'erano quattro giocatori del Montepaone in area di rigore, quindi è una ripartizione. Partenza rapida del Monte Paone con la Serrese che comunque continua a controllare la situazione. E ora sarà, se non vado errato, Boraggina a effettuare appunto questo calcio di rinvio calcio di punizione con quattro giocatori in linea di attacco del Monte Paone. Colpo di testa di Mellace Domenico Voci arpiona la palla, la restituisce a Mellace arriva Michele, Zaff anzi, Zaffino secondo a disturbarlo. Il tocco per Ienco che apre verso Vatrella che evita un avversario con la sua e la scarpa evita un altro, poi Scivo recupera il pallone sul ritorno di Manè e poi tocca per Rocco Ienco e ancora Mellace ma Rocco Ienco mette in mezzo di Siena cerca di lanciare ora è un 1 contro 1 tra Zaffino e Conidi e, Zaffi e Conidi riesce a chiuderlo toccando per Fiorentino Fiorentino e Riotta la palla finisce in out ma l'arbitro dice di no è rimasta in gioco noi da qui non la vedevamo Doria eh, cerca di giocare evita un avversario anzi due con Riotta che commette fallo Arriva Col fisico su Doria, il tocco però è per Vatrella. Vediamo se riuscirà a arrivare sul pallone. Ha di fronte a sé Pisani. Controlla Vatrella, lo punta, ma con Pisani non si passa. È un giocatore magari non bello a vedersi, ma molto efficace. Eh, questo Pisani, e quindi ecco che sarà eh, il numero 3, Ienco, a effettuare la rimessa. Ci sono 5 giocatori in aria, ma non è un calcio d'angolo. Una rimessa, quindi qualcuno si deve, si deve avvicinare. E questo qualcuno è Procopio che poi ruba palla su Manè nello scontro. Anche qui Torchia, con buon senso eh, e voglia di anticipare problemi, fischia la punizione a favore della Serrese. È un Montepone che sta attaccando, ma sta ragionando. E la Serrese a sua volta sta ragionando in fase difensiva, e questo va a tutto suo merito. Sì, tutto sommato il terreno di gioco sta dimostrando un marcato equilibrio tra l'attacco del Monte Paone e la difesa della Serrese. Ma ragioniamo proprio su questo concetto: l'attacco del Monte Paone e la difesa della Serrese. Perché la Serrese, non, a parte il gol, non è mai stata veramente pericolosa, in grado di insidiare diciamo, la retroguardia ospite. E comunque sta facendo la sua partita e sta vincendo di misura. Però Pisano ha cambiato, ha resettato la squadra con l'ingresso di Pirritano, la difesa è più in difficoltà. E siamo giunti al quattordicesimo minuto del secondo tempo, il risultato vede in vantaggio la Serrese 1-0 nei confronti del Montepaone con Inzillo che effettua appunto il rinvio in zona Riotta, colpo di testa di Fiorentino, recupera Doria, eh, Zaffino gli toglie il pallone ma lo colpisce, quindi giusta la segnalazione di eh, punizione in favore del Montepaone con Doria che lascia subito la palla a Conidi che tocca per Domenico Voci, controllo del pallone Domenico Voci scarico verso Mellace, eh, Mellace si guarda intorno, evita il ritorno di Zaffino, poi però si deve appoggiare su Conidi, il lancio di Conidi viene interrotto da Zaffino Primo, il capitano, tocco per Riotta, Riotta cerca di innescare lo scatto di Michele Zaffino, Conidi lo porta sull'esterno giustamente per non correre rischi, eh, ora cerca di evitare il giocatore, la palla finisce in rimessa laterale, anche qui l'esperienza di Conidi è importante perché ha evitato che il giocatore potesse creare problemi, portandolo in una zona di campo appunto più sicura dal punto di vista di chi difende. Il tocco è per Pirritano che scambia molto bene con Marco Voci che però poi aspetta Mellace ancora il lancio a cercare un compagno ma si inserisce in zillo, Conidi recupera il pallone, vede Fiorentino, allarga il gioco perché è fondamentale trovare spazi allargando eh, le zone appunto di movimento del pallone e poi è Zaffino Primo, il capitano a mettere in rimessa laterale con Fiorentino che effettuerà questa rimessa con le mani scambiando con Domenico Vosci che controlla il pallone si gira, tocca per Fiorentino che fa partire il cross, grappolo umano al centro dell'aria, ci cala in due tempi, fa suo il pallone uscendo appunto e recuperando la sfera di Cuoio e ora si appresta a rilanciare il numero uno della Serrese mentre tutti i giocatori della Serrese si spostano in fase offensiva, in questa fase Riotta e due Zaffino sono gli attaccanti appunto della squadra di Mister Marasco recupera ancora Manè viene stretto tra due avversari vicino e quindi giustificato nella scelta Torchia che appunto si sta muovendo e riesce a fischiare almeno dando l'impressione di essere al centro dell'azione e ancora Boragina che effettuerà questo calcio di rinvio di destro andando a cercare Manè ma si interromette di petto Jenko uh, scambia con Vatrella si porta avanti la palla evita Zaffino tocca per Procopio Procopio evita un avversario allarga per Fiorentino che tocca per Doria, avvolgente l'azione del Montepaone, ancora un tocco per Fiorentino che arriva in velocità, mette la palla in mezzo, esce Cicala e gol! Ma l'arbitro ha fischiato eh, indicando che la palla era uscita all'altezza all della trasversale la traversa del, signor, eh, del, di Cicala e il signor Torchia ha fischiato dopo che eh, Procopio aveva messo la palla eh, in rete e quindi niente di fatto sedicesimo minuto anche qui era stato molto bravo Fiorentino a recuperare il pallone, però ancora permane la situazione di 1-0 in favore della Serrese con che continua a dare indicazioni, ora non bisogna innervosirsi da parte degli avanti del Monte Paone perché eh, appunto continuando a giocare così sicuramente si creeranno dei problemi alla Serrese che comunque sta tirando fuori dal cilindro veramente una partita eh, notevole in chiave come al solito come dicevamo prima difensiva. Fiorentino mette ancora in mezzo, la palla viene ribattuta dalla difesa, arriva Mellace, tocca secondo i giocatori della Serrese con la mano ma poi il rimbalzo favorisce Zaffino, sta arretrando un po il baricentro della Serrese, il lancio è per Domenico Voci da parte di Conidi che non riesce a controllare e la palla si spegne in rimessa laterale, permettendo alla difesa dei giocatori vibonesi di tirare un sospiro di sollievo e quindi di vedere il rinvio con Inzillo. A questo punto eh, ti dovranno dare una pagina intera domani, Giuseppe, per raccontare quello che sta succedendo al Frabotto Mannesi. Cerchiamo di fare una fotografia eh, giusta della partita, nei 20 righe a disposizione cerchiamo di offrire quello che si può offrire, anche perché è stata una partita densa di, di episodi, l'ultima ha lasciato tutti col fiato sospeso perché il portiere pare, pare abbia conquistato la sfera al di là della linea, della linea di porta, per l'arbitro è tutto regolare, per cui è giusto sottolineare anche questo aspetto, questo questo Aspetto della gara, intanto Zaffino Vincenzo, secondo finisce sul taccuino. Il numero 11, finisce sul taccuino del signor Torchia e ci sarà una punizione con uh, tutti in the box perché ci sono uh, almeno 5 maglie giallo-verdi al centro dell'area di rigore. Parte Mellace, parabola lunga, esce Cicala, colpo di testa e gol, Marco Voci. Marco Voci al diciottesimo minuto rimette in sesto la partita. per il Monte Paone andando a toccare la palla di quel poco che bastava per pareggiare e per evitare, appunto, l'uscita di Cicala e ancora. Mellace, Mellace che ha calciato la punizione dando l'assist appunto a Marco Voci che di giustezza colpendo di testa è riuscito a rimettere in piedi una partita che sembrava compromessa per quanto riguarda il Montepaone. Onore comunque alla Serresi con Mister Marasco che sta gridando non è successo niente ragazzi continuate a giocare. 1-1 quando siamo arrivati al diciannovesimo di gioco. Assist di Mellace per gli amanti del fantacalcio. Rete di Marco Voci. 1-1 tra Montepaone. E Serrese, intanto riparte di Siena perché la Serrese non è mai doma e soprattutto sta interpretando tutti i momenti della partita nella maniera migliore possibile. Tocco per Riotta che fa sportellate con Fiorentino, cerca di evitarlo, scivola sul fango e Fiorentino recupera il pallone. Vatrella tocca per Voci che evita Zaffino, tocca ancora per Fiorentino, e ancora una volta ci sono gli attaccanti. Zaffino, Michele e Zaffino secondo che praticamente vanno a disturbare la fase di impostazione del gioco. Da il Montepaone, se ne sta andando intanto il Millenians, Rocco Ienco con grande stile, lancio verso Doria la palla rimbalza, Voci, Procopio fucilata e alza troppo uh, il tiro Procopio che non riesce a piegarsi nella maniera ottimale, ma a questo punto spinta dai suoi tifosi, la squadra del Montepaone sta cercando di produrre il massimo sforzo per rovesciare completamente una partita che si era messa male ma che è stata raddrizzata dal pareggio di Marco Voci al diciottesimo del secondo Tempo 1-1. Rinvio di Inzillo. La palla arriva in zona Conidi che colpisce di testa ma favorisce Manè. Immediato il raddoppio da parte di Vatrella. Manè cade sul pallone. Giusta la segnalazione del signor Torchia. In questo caso il fallo a favore del Montepone. Ancora Fiore... Vatrella che cerca di lanciare Doria che recupera il pallone, lo controlla di fronte a sé. Surace. Sovrapposizione di Fiorentino. Riceve la palla però Zaffino lo chiude. Zaffino primo e poi rimette la palla in rimessa la. Laterale per il Montepaone zona d'attacco la partita sta diventando vibrante perché a questo punto il Montepaone ha ritrovato l'entusiasmo dopo la paura dei, dei minuti perché parliamo dal 32 ⁇ esimo del primo tempo al 18 ⁇ del secondo tempo quindi eh, più di eh, quasi mezz'ora di tempo in cui il Montepaone è stato in svantaggio intanto ci sarà un altro calcio d'angolo e sentiamo proprio il Montepaone volare sulle ali l'entusiasmo del forte pubblico del primo anello Del Frabotto Mannesi e ancora Mellace che tocca per Domenico Vosci con un elegante assist. La palla si impenna al centro dell'aria e viene spazzata via. Ma in questo momento tutto il Monte Paone, è praticamente nei 16 metri della Serrese, con Marasco che richiama i suoi a mantenere l'ordine. Una linea di 5, una linea di 2 e una linea poi di altri tre giocatori compongono l'assetto attuale della Serrese. Con Idi non controlla, evita però il ritorno di Zaffino, ma ne difende la palla Procopio. Gliela toglie a modo suo di fisico e l'arbitro fischia appunto la punizione. Mentre intanto, Mister Marasco sta facendo riscaldare un po' la propria panchina. A questo punto, che previsioni fai, Giuseppe? Sarà un finale incandescente? Beh. Non sono ancora un veggente, però già nel primo tempo avevo pronosticato che il Montepaone ce l'avrebbe potuta fare, il pareggio è arrivato, adesso ancora abbiamo dei minuti di gara e la manovra sembra aver sortito quel, uh, quell'effetto dell'evento uh, dell psicologico scaturito dal gol. Ma uh... Ce la potrebbe fare, ce la potrebbe fare perché continua a pressarli nei 16 metri, vengono fuori, la Serese viene fuori solo con qualche eh, residuo a ripartenza, eh, ancora è tutta da giocare. Intanto, Michele Zaffino è stato bloccato in un'azione di attacco. Il rilancio tenta di favorire Salvatore Procopio che recupera la palla. Probabilmente alza, alza un po' la gamba. Perlomeno così decide Torchia, che ha visto un intervento a gamba tesa da parte di Procopio e ora si esibisce uno scatto per andare a rimproverare Alessandro, Alessandro Pisano che, dall'interno della propria area tecnica, aveva espresso il proprio dissenso nei confronti. Fronti di questa decisione del signor Torchia di eh, Catanzaro, si riprenderà con una punizione in favore del Serrese. 23 minuto del secondo tempo, Montepone 1, Serrese 1. Una partita insomma che si sta combattendo proprio eh, palmo a palmo, ogni metro di terreno. Intanto attenzione che la palla è finita in rimessa laterale. C'è Surace che ha probabilmente qualche problema di crampi, e Rocco Ienco invece che è in posta per Marco Voci ancora una volta il bomber. Innesca Vatrella, Vatrella parte velocissimo, recupera la palla prima che esca, la mette in mezzo. La palla si impenna e poi è ancora Procopio che la recupera, rovesciata. Ancora un numero acrobatico del numero 9. Vatrella che va a recuperare il pallone, scontro e l'arbitro probabilmente fischierà la punizione all'esterno dell'area di rigore. C'è stato uno scontro con Di Siena, tra Vatrella e Di Siena, l'arbitro. Pilatescamente, eh, mi riferisco appunto al noto giudice di Gesù, se ne lava le mani e me dà la punizione all'altezza dell'area dell di rigore, ma come stabilisce Torchia 20 cm fuori dall'area di rigore. A questo punto se il fallo c'era forse si poteva fischiare qualcosa. Giuseppe Telegrafico. Beh, da qui siamo lontani per dirlo, anche perché la linea non è ben visibile. Eh, non, non possiamo dirlo con esattezza, questa volta non, non mi voglio pronunciare. Però possiamo sottolineare come, come il Montepaone sta veramente producendo gioco e ritmo nelle zone nevralgiche del rettangolo di gioco, pressando l'11 eh, ospite. E quindi... parte Mellace, arriva la palla, ma c'è proprio un muro della Serrese che rinvia e ancora una volta eroico Zaffino che cerca di ripartire, eh, si tratta di Zaffino Michele, sta facendo un grande lavoro, diciamo, lotta e porta la croce, eh, fallo di mano, alza le mani, attenzione, Procopio, tiro! e ci mette secondo me anche un dito cicala eh, perché la palla è andata proprio a fare la barba al palo ma l'arbitro invece dice di no però Procopio va tirato a botta sicura, Cicala si è disteso e la palla è passata di poco fuori dall'area di rigore anche se qui ci poteva essere qualche protesta di fuorigioco ma comunque l'arbitro era vicino e quindi ha permesso il proseguimento dell'azione quindi occasionissima per Salvatore Procopio al venticinquesimo del eh, primo e del secondo tempo e ancora 1-1 tra Montepaone e Serrese, parte ancora Domenico Vosci che evita due avversari, cerca ancora di mettere la palla in mezzo, recupera Marco Voci. Tocca per Vatrella, tiro e si accartoccia, ci cala e dice di no. Bloccando in bello stile un tiro non fortissimo, ma certamente velenoso da parte di Vatrella. E continuiamo a notare che il Montepaone ragiona anche in queste fasi di gioco perché Marco Voci ha fatto scorrere la palla senza tirare dal limite dell'aria. Fiorentino riceve da Conidi, ancora Zaffino che va a disturbare Mellace in impostazione. Colpo di testa di Surace, Doria di testa ancora verso Domenico Voci. Surace si eh, rinvia. E poi ci pensa Pisani. Si tratta di tutta una serie di interventi eh, all'arma bianca da parte dei giocatori della Serrese che non ci stanno a fare da sparring partner. Eh, Mellace recupera il pallone, lo mette in mezzo, dice di no. Boragina colpisce di testa. Surace ancora eh, rinvia facendo impennare la palla, ma a questo punto la Serrese è tutta nei propri 20 metri e c'è mister eh, Marasco che sta cercando di chiamare i suoi per evitare che tambureggi questa tambureggiante azione del Montepone. Possa chiuderli troppo. Ancora eh, Mellace che mette all'indietro per eh, Fiorentino, desiste Michele Zaffino e riparte ancora il Montepone. Partita avvincente mentre c'è ancora Surace preso, preso dai Crampi. Mi sa che probabilmente bisognerebbe mettere la palla fuori, intanto Pisani si becca un giallo per un fallo su Vatrella e il signor Torchi appunto ammonisce il giocatore. Intanto Marco Voci, eh, Boragina stanno soccorrendo Surace che già prima accusava eh, dei, dei crampi. I crampi sono venuti a Surace, stanno venendo anche a me che sono seduto e quindi immaginiamoci a loro che stanno correndo tantissimo. Giuseppe. Eh sì, il terreno, il terreno è pesante, la partita, la partita è maschia, per cui è chiaro che... La fatica sulle gambe, sulle gambe si avverta, è normale. E possiamo però dire come quell'egemonia territoriale già invocata nella prima frazione di gioco è venuta fuori a tutto ritmo in questo scorcio di gara perché per oltre dieci minuti la Serrese è stata piegata nei suoi 16 metri e dimostra sì una difesa coriacea ma non riesce a superare tecnicamente la zona di centrocampo e se questo praticamente è praticamente il motive della partita un Montepaone arrembante è una serrese che con coraggio onestà intellettuale e grande voglia si oppone a tutte le azioni del Montepaone con una difesa molto bassa però che finora escluso appunto il gol di Marco Voci ha premiato appunto questo atteggiamento della squadra vibonese. Intanto Surace va a ricevere ancora delle cure da parte dei propri sanitari con una punizione che sarà battuta da Melancholia Mellace ancora grappolo umano, no? Mellace preferisce scambiare con Jenko e poi eh, lanciare per Vatrella. Vatrella recupera il pallone, ha di fronte a sé Pisani. Bello il cross, forse non bellissimo perché finisce direttamente fuori. Torna a giocare in 11 la Serrese con Surace che deve rientrare all'altezza del centrocampo, così come, come vuole il signor Torchia. Che sta indicando appunto che deve entrare dal centrocampo e che solo a quello in quel momento potrà dare indicazione a Surace. Attenzione, c'è una munizione sparsa per Inzillo. E quindi ha ammonito anche Inzillo. A questo punto sono diventati cinque i giocatori della Serrese ammoniti: Pisani, Boraggine, Inzillo, Zaffino I e Zaffino II da parte del signor Torchia con Marasco. Che chiaramente, eh, avendo anche esperienza perché è giovane, però è anche eh, un calciatore esperto, è stato un calciatore esperto. Eh, polemizza leggermente con Torchia e intanto provvede alla sostituzione al ventinovesimo. Del secondo tempo entra il numero 13 Michele Tassone, eh, Michele Tassone primo ed esce eh, Zaffino, ci sembra che si tratti di Zaffino eh, Vincenzo, vediamo ora se si girerà, potremo vedere, potremo vedere il numero, non lo vediamo però dovrebbe essere il numero 11 Zaffino Vincenzo, vi daremo comunque, ecco che... Possiamo vederlo? Sì, è il numero 11 Zaffino Vincenzo II e quindi sostituzione al ventinovesimo del secondo tempo. Eh, ancora Mellace che viene francobollato da Manè, il tocco è per Pirritano, la palla arriva in zona Inzillo che però la svirgola e la manda poi dove c'è Vatrella. Vatrella la rimette in mezzo, si impenna il pallone, esce, ci cala con sicurezza e anticipa Procopio. Ultimo quarto d'ora emozionante, eh, la Serrese non eh, rinuncia ad attaccare, ma soprattutto sta attenta a chiudere tutti gli spazi. Da dove potrebbe arrivare l'azione vincente del Monte Paoli? Ma io penso che Mister Pisano, quando ha messo in campo Pirritano, abbia comunque eh, calcolato tutte le frecce del suo, del suo arco. Difatti eh, la manovra è intensa e. Attenzione, si gira sul tiro di Pirritano, si gira Domenico Voci e si accartoccia bloccando in presa bassa eh, il numero uno Cicala. In questo caso Pirritano ha tirato prima ancora che arrivasse Mellace perché ha una grande voglia di gol il bomber eh, Pirritano, ma Cicala si sta dimostrando anche un ottimo portiere riuscendo a bloccare tutti questi tiri da parte del Monte Paone. Ancora la palla rimbalza con Conidi che tocca per. Uh, Mellace recupera Fiorentino, ha di fronte a sé Zaffino primo, il capitano Fiorentino se ne va in velocità, Zaffino con grande abilità e esperienza gli, uh, gli porta la palla in rimessa laterale e quindi si può ridisporre di nuovo la squadra del, della Serrese. La rimessa finisce addosso a Torchia che fa parte del gioco, tocco per Tassone Michele che è un millennials così come Rocco Ienco, recupera, ma eh, attenzione c'è Riotta sull'esterno, il tocco è per Michele Zaffino che arriva in aria. Ma trova appunto un conidi che chiude ogni sua velleità in maniera imperiosa e decisa e fa ripartire Domenico Voci, Domenico Voci controlla il pallone, allarga verso Doria, c'è Riotta che si impegna in un rientro molto dispendioso dal punto di vista eh, delle energie. La palla finisce a Vatrella sull'altro fronte, tocco per Pirritano. Pirritano ha di fronte a sé il numero 5 Boraggina, cerca di evitarlo, scivolano in due, recupera la palla Pirritano, questa volta c'è stato il fallo da parte dell'attaccante del Montepaone e quindi niente di fatto per il Montepaone con la Serrese il fortino della Serrese che continua eh, fieramente a resistere e con ci sembra eh, Di Siena che si appresta appunto alla battuta e a rinviare appunto la sfera. Intanto un'altra ammonizione per Mellace il signor Torchi l'ammonitore più veloce del West che appunto ammonisce Mellace e il secondo ammonito nelle file del Montepaone insieme a Conidi Yeah. e quindi sarà ora in Inzillo eh, che eh, batterà appunto questo di sinistro questo rinvio, la palla eh, sta arrivando alla metà campo, il colpo di testa di Manè favorisce però l'intervento di Jenko e Mellace che apre per Fiorentino, ha ancora la forza per macinare chilometri l'esterno basso del Montepaone che scambia con Domenico Voci, non si passa da quel lato, c'è Surace che siede, si è ripreso dai crampi, dai crampi e quindi rimessa laterale in favore del Montepaone e pone. Tocco per Procopio decentrato un po' all'altezza della bandierina. Cerca di evitare giocando con la sua e la scarpa. Finisce però il campo e la palla finisce in rimessa dal fondo. Quindi c'è un grande movimento. Se Procopio va a destra, al centro poi ci sono Pirritano e Voci. Sì, un gran lavoro, un gran lavoro sotto rete. Però ancora il risultato auspicato non è arrivato, ma possiamo lodare in questo momento l'azione la, del Montepaone che eh, punge, punge in zona ficcante come dovrebbe tra l'altro. La, la Serrese sfrutta al solito le veloci ripartenze in questo momento con Manè che viene bloccato, però non va, non va oltre, oltre il centro e non riesce ad andare. E comunque Manè unisce alla velocità anche un buon quoziente di tecnica e quindi complimenti anche all'esterno alto dell'attacco della Serrese. Con uh, Pisani che effettua la rimessa per Zaffina, Michele che tocca verso Riotta, interviene però uh, un rilancio nei confronti di Vatrella che si appoggia su Marco Voci, è partito Procopio in velocità, Marco Voci uh, la, lo lancia, Procopio stoppa il pallone, attenzione al rientro di Zaffina, il tocco però vede ancora Procopio conquistare la palla l'intervento uh, uh, falloso da parte di Inzillo uh, che appunto atterra Procopio e qui è una punizione di quelle pericolose con Mellace che già si candida appunto a calciarla. Siamo dal, uh, da quello che possiamo vedere ai 22 metri di distanza dalla porta di... Uh, Cicala esce intanto Vatrella e ora che siamo al 35 esce Vatrella ed entra il numero 16 Paparazzo, quindi 35 del secondo tempo lascia il campo Vatrella, un'altra mossa tattica da parte di uh, Mister Pisano con Paparazzo che andrà appunto uh, a sostituire Vatrella, vediamo con quali incarici, incarichi tattici. Si preparano in due: si tratta di Mellace e Pirritano, Mellace è l'ultimo aggiustarsi eh, il pallone quindi è presumibile nonostante la rincorsa corta che sia lui a calciare questa volta Cicala chiede poche persone in barriera, sono soltanto 4 i metri sono 9 e 15 c'è Marco Voci che va a allungare la barriera del, della Serrese attenzione che è partito anche Ienco, tiro di eh, Mellace che ha cercato la trasformazione alla Pjanic, non è andata a buon fine per eh, una trentina di centimetri sopra la trasversale della porta difesa da Cicala Andiamo ora a vedere quale sarà la posizione assunta da uh, Paparazzo, che praticamente dovrebbe essere più o meno la stessa di quella di Vatrella, mentre invece Fiorentino si appoggia su Riotta, e quindi c'è una punizione in favore della Serrese. 36 minuto e 12 secondi al nostro cronometro: Serrese 1, Montepaone 1, e ci sono i crampi anche per, per Riotta. e una partita dura, avevamo parlato della condizione atletica. I crampi, però, fanno male. I crampi fanno male? Eh sì, i crampi fanno male. Però il calciatore era seduto già da una manciata di secondi, prima della, subito dopo il fischio dell'arbitro, e non, non sembrava dimostrare dei crampi. Qualche dubbio da parte di Giuseppe Ranieri intanto si riprenderà con una punizione. In questi casi il regolamento eh, dà facoltà all'arbitro eventualmente poi di recuperare. Ancora il sinistro di Inzillo che tocca, però viene intercettato il suo lancio. Ancora Inzillo per Riotta che riceve il pallone, eh, cerca di evitare un avversario, si conquista un fallo da parte di Domenico Voci e anche in questi casi forse conta l'esperienza perché il giocatore appunto sapeva che il quanto poteva monetizzare di più era il tempo e quindi si è fatto fare fallo con ora Zaffino primo il capitano che eh, si prepara a battere di, di interno destro col piede questa punizione con tutta la serrese che si lancia quasi tutta sono cinque giocatori in area di rigore parte Zaffino colpo di testa uh, di Fiorentino ancora la palla si impenna con Paparazzo che subisce fallo e quindi tocca anche il primo pallone e ancora Mellace che batte per Ienco Ienco riceve il pallone Grande ritorno di Zaffino, ma il tocco è per Paparazzo, impreciso ma recupera Marco Voci. Secondo, secondo l'arbitro, però, la palla era uscita fuori. Ancora in questo caso, l'arbitro è ben posizionato. E quindi, qualunque cosa dica, visto il fatto che è vicino alla palla, nessuno gli può dare uh, torto. Men che meno noi, che abbiamo due paia di occhiali e due, quattro occhi, e che siamo a circa 100 metri di distanza. E ancora Domenico uh, Voci che cerca di innescare lo scatto di Fiorentino, che però deve arretrare, tocca poi per Conidi, tutto il Montepaone sale, eh, riceve ancora Fiorentino, chiudono bene gli spazi i giocatori della Serrese, Doria, Fiorentino si ragiona, riceve ancora Paparazzo che mette in mezzo, miracoloso in zillo con Procopio che recupera, tenta ancora il giro, Marco Voci e questa volta, questa volta chiama ancora il fuorigioco, ho perso il conto, probabilmente è il terzo gol annullato da parte da parte di, eh, del signor Torchia eh, di Catanzaro che vede appunto fuori gioco da parte di Voci e quindi annulla ancora un gol nei confronti del eh, Montepaone. Il risultato al 38 ⁇ e 50 secondi è di 1-1 tra Montepaone e Serrese, però ci sono tre gol annullati da parte del signor Torchia, eh, di cui almeno uno con eh, forti dubbi. Ancora Domenico Voci apre verso Paparazzo che ha le mezze maniche ma anche i guanti. Eh, mette in mezzo il cross, arriva la palla, la chiama, ci cala e la fa sua, quindi conquista il pallone. 3 eh, gol a 0 per quanto riguarda l'annullamento dei gol. È un record. Sì, non l'abbiamo ancora visto, lo abbiamo visto solo oggi dall'inizio del campionato, una situazione di questo, di questo stampo. L'arbitro, beh sull'arbitro che possiamo dire? Che come giustamente sottolineavi, su tre almeno uno poteva essere regolare, ma non giusto per dire perché effettivamente così è apparso non solo a noi ma alla, a tutto il pubblico che assiepa gli spalti qui al Frabotto Marnesi. Ed ecco che Donia mette in mezzo, protegge la palla. Tiro miracolo di, eh, di Cicala. Che sul tiro di eh, Pirritano, che aveva difeso ottimamente la palla, si distende e con la mano destra riesce a bloccare un pallone che se no sarebbe andato sicuramente nell'angolino alla propria destra. E quindi Cicala a questo punto, quando siamo al quarantesimo, insieme a Zaffino si dimostra un po' eh, l'uomo di punta per quanto riguarda la Serrese. Zaffino segna, Cicala eh, conserva lancio verso Domenico Voci che riesce a controllare il pallone, il mette in mezzo la palla, no, clamoroso Marco Voci riesce a fare una cosa difficilissima praticamente da dentro la porta, mette la palla fuori e questo è veramente un gol mangiato, sulla palla c'era scritto mettimi dentro e Marco Voci ha colpito con la parte superiore della testa e non è riuscito a scavalcare la traversa, era un gol come quello di Rossi con la Polonia ai mondiali dell'80. 2 questa volta Marco Voci non è riuscito a mettere il proprio sigillo. Attenzione perché c'è il numero 13 Michele Tassone che è in lotta con Mellaci, ancora Paparazzo, il tocco è per Pirritano, apre in, in direzione di Fiorentino, sale tutto il Montepaone, Fiorentino tocca verso Marco, eh, Domenico Voci, ancora Doria che evita un avversario, controlla il pallone, tocca per Procopio che difende la palla, Procopio gol! Crolla il Frabbotto Mannesi, Procopio prende la squadra per mano e va a segnare al 41 il gol del vantaggio del eh, Monte Paone esultare tutto lo stadio e quando mancano 4 minuti alla fine il Monte Paone passa in vantaggio con un'azione eh, di grande penetrazione di Doria. Il tocco per Procopio che ha avuto la freddezza di controllare la sfera e arrivare poi a dare un colpo decisivo all'incolpevole Cicala che si è trovato nelle condizioni di non poter bloccare il pallone Montepone 2 Serrese 1 ma diamo atto anche alla Serrese di aver giocato una signora partita interpretandola sì in chiave difensiva ma riuscendo a imbrigliare il Montepone chiudendo tutti gli spazi. Alla fine esce fuori il carattere del Montepone ma soprattutto esce fuori un finale veramente interessante con Pirritano che commette intanto fallo. Un finale diciamo interessante perché con il recupero che andrà dato eh, praticamente la Serrese potrebbe ancora dire qualcosa, intanto eh, non è bello il fatto che Di Siena non accetta le scuse di Pirritano eh, probabilmente eh, la transagonistica perché il fallo c'era ma andava eh, comunque stretta la mano. Il lancio è in zona eh, di Surace, interviene il numero 17 Doria che mette la palla in rimessa laterale e a questo punto la Serrese che ha giostrato in maniera magistrale in fase difensiva dedicherà questi ultimi minuti All'attacco spasmodico per riconquistare quel pareggio che sembrava fino al 41esimo aver portato a casa. Intanto recupera ancora la palla Procopio che la difende, evita due avversari, tocca per Doria che se ne va in velocità, appoggia per Domenico Voci e ancora si ragiona. Attenzione il passaggio all'indietro favorisce Riotta, Riotta che tocca per Manè. Manè cerca di intrufolarsi, evita Mellace, entra in aria, ha di fronte a sé due avversari. Manè va in velocità, cade per terra, rimette la palla in mezzo, ma si chiudono le maglie del Montepaone è sempre pericoloso questo giocatore intanto riparte ancora uh, Ienco che va in velocità, parte Pirritano, tocco per Paparazzo Paparazzo evita un avversario ma viene intercettato il tocco da Surace siamo giunti al 43 minuto e mezzo del secondo tempo, il Montepaone in vantaggio, bravo Inzillo nel proteggere il pallone dalla furia di Procopio e a questo punto veramente si sta giocando una partita eh, entusiasmante, Giuseppe, il gol meritato del Montepaone ma in quei finali a Questo momento, onore delle armi alla Serrese? Sicuramente, sicuramente lo abbiamo sottolineato sin dall'inizio. questo La Serrese sta giocando la sua gara, ma il Monte è venuto fuori con tutta la sua tecnica ed è riuscito ad agguantare quel vantaggio tanto auspicato per tutto il corso della gara. Non, non sono bastate le tre reti annullate da parte dell'arbitro perché il Monte è riuscito a siglare comunque il vantaggio. E intanto mancava la munizione a Manepe da parte dell'arbitro, che così ne ha ammonito il 5, il 6, il 7, l'8 per un fallo su Ienco, un fallo duro ma non cattivo perché è semplicemente arrivato in ritardo il giocatore della Serrese e quindi si riprenderà con una punizione a questo punto non ha più uh, fretta il Montepaone mentre la Serrese a cercare di stringere i tempi per poter uh, recuperare quanto possibile appunto da, di questa partita e quindi Marco Voci sarà uh, l'uomo che batterà questa punizione, una punizione che viene battuta a favore di Conidic. Che controlla il pallone e poi lo appoggia a Fiorentino. A questo punto eh, si tratta di mantenere il gioco, anche se parte un lancio lungo per Doria che insegue il pallone, lo mantiene in campo. Ha di fronte a Sezzaffino, vince il tekel, lo salta, entra in aria, evita un avversario. Inzillo con grande coraggio, a gambe unite, interviene sul pallone e quindi eh, ci sarà il calcio d'angolo in favore del Montepaone Paone. E se, da 12 secondi abbiamo superato la fine del 45 minuto e quindi vediamo quanto recupererà il signor Torchia anche lui stanco si asciuga il sudore col tergisudore rigorosamente nero in quanto l'arbitro è nero almeno in prima categoria e sarà ora Mellace che recupera il pallone a battere con Torchia che gli indica dove batterla e Procopio, the man of the match recupera il pallone, lo va a proteggere dagli attacchi dei giocatori della Serrese si combatte un po' e ci sarà rimessa laterale in favore della Serrese quindi possiamo dire Salvatore Procopio, man of the match, perché è riuscito a segnare il gol importante. Intanto Torchia fischia con decisione un fallo subito in elevazione da parte di Michele Zaffino, che insieme a Cicala rimane l'uomo principale appunto della Serrese, mentre invece tutto il Montepaone insomma, non uh, si, è comportato, si è comportato bene. Intanto esce Pisani ed entra l'altro tassone. Quando siamo al 46esimo del secondo tempo, e quindi. Un altro Millennians, eh, Tassone Michele II, eh, sono nati entrambi i due Tassoni nel 2000, e quindi una presenza e un applauso a questo giocatore che è appunto del, del 2000, quindi dovrebbe avere quasi 17 anni, mi sembra che li compirà eh, a luglio. E quindi in bocca al lupo anche a Tassone Michele II. Riparte intanto il lancio di Boraggina, la palla si impenna, colpisce proprio Tassone di testa, e il pallone finisce a Domenico Voci, che evita molto bene Di Siena. Parte in contropiede, c'è Pirritano in questo momento in fuorigioco e riceve il pallone Pirritano, il tocco però vede Inzillo ancora una volta Baluardo. Questa volta forse Giuseppe il fuorigioco c'era. Eh sì, Pirritano era in fuorigioco, però l'arbitro stranamente non lo ha visto. Anche il signor Torchia incomincia a essere stanco. Questa volta forse c'era il fuorigioco. Pirritano poi è stato contratto da un ottimo intervento di Inzillo. 47 minuto di gioco, Montepaone 2. Serretti uno. In vantaggio, appunto, i padroni di, eh, di casa con eh, Di Siena che difende il pallone attaccato da Pirritano e da Procopio. praticamente Di Siena sta facendo quello che dovrebbe fare il Monte cioè dare fastidio, però soltanto all'altezza della bandierina. Pirritano non riesce a mettere in mezzo il pallone, riparte Boraggina, rimbalza il pallone eh, su Torchi e alla fine Manè che controlla la palla a, a su di sé Paparazzo e Doria. Recupera ancora Ienco che ruba il pallone, tocca verso il numero 17. Doria che si allunga troppo la palla non riesce a mantenerla, finisce anche il campo e la palla finisce in rimessa dal fondo quando stiamo uh, sbucando nel 48 minuto di gioco con uh, uh, Boraggina che effettuerà di destro, quindi e se Renzi lo avrebbe calciato di sinistro, Boraggina che calcia di destro cercando di superare la metà campo, spizzata la palla di testa da Michele Zaffino, il pallone viene rinviato e la palla finisce poi a Surace che la recupera per effettuare la rimessa. Laterale con Di Siena che gli chiede appunto di giocare ancora Marasco che chiama in avanti i suoi. Di Siena riceve, riceve il pallone, ha di fronte a sé Doria. Che, anzi, Domenico Voci che ruba la palla, c'è Pirritano. Voci driba due avversari e alla fine, fine Boraggina che blocca l'attacco di Voci che temeva il fuorigioco appunto di Pirritano. Alza la gamba Doria ed è punizione in favore. Della Serrese con Marasco che chiama lo schema perché dice: Voglio che sia battuta la punizione mentre controlla il pallone. Appunto, Torchia. E a questo punto, all in the box, tutta la Serrese nell'area di rigore del Monte Paone con Boraggina che calcerà appunto quest'ultima palla, la palla della Speranza. Stop di petto, Zaffina e Mellace evita il tiro e finisce la partita. E che è stato un Monte Paone volitivo che è andato praticamente. A recuperare questa partita che era cominciata sicuramente non con i migliori auspici. Onore all'SRS ottimo Montepaone. Giuseppe, un commento finale. Un Montepaone travolgente che supera di misura una SRS ostinata sulla sua linea difensiva che ha giocato una grande gara. E allora noi ricordiamo eh, i gol. Praticamente al 32esimo del primo tempo ha segnato Michele Zaffino per la Serrese. Al 18esimo del secondo tempo Marco Vosci per il Montepaone Ha risolto tutto Procopio al 41esimo del secondo tempo. E mentre il frabotto Mannesi si svuota e i giocatori si salutano, dandosi appunto la mano al... in campo, l'esterna 7 di Soverato 1 TV guidata da Pasquale Lentini, con il contributo di Giuseppe Ranieri e la voce di Giorgio De Filippi. Vi invita alle prossime partite perché il Monte Paone è ancora in corsa e la Serrese, per come ha giocato oggi, ha i numeri per difendersi e per mantenere la categoria. gentili telespettatori, buona serata da Monte Paone, ricevitoria Gerace a Monte Poliripo. Da noi puoi giocare Super Era 8, Totogol, Totocalcio, Tris giornaliere e Win for Life. Ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Matchpoint. Ricariche telefoniche, pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio. Ed in attesa della tua giocata vincente, puoi consumare un gustoso aperitivo nell'adnesso Bar Ricevitoria Gerace. Vi aspettiamo in Via Padre Pio a Monteponerito. Su di noi puoi scommetterci.